È qui, guardi nello schermo direttamente. Sì, si metta lì. Buongiorno a tutti, iniziamo il nostro webinar, The Impact of Pandemic on IFRS 9 Framework. E iniziamo i lavori di oggi con Francesco Zeigner, che è responsabile Financial Risk Management di Deloitte, che ci ospita in questa splendida sera. Prego, prego. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti, ben arrivati nella nostra sede, nella nostra greenhouse. Un saluto a tutti i colleghi appunto collegati da remoto. Vorrei giusto fare due parole per innanzitutto ringraziarvi tutti per essere qui, ringraziare tutto il gruppo di lavoro che ha contribuito appunto alla predisposizione del documento e appunto dei lavori che verranno presentati oggi, e per ringraziare soprattutto iFirm per aver appunto coordinato e appunto supportato tutte le attività. Non indugerei oltre, cederei la parola al dottor Metelli per dare l'avvio ai lavori. E grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. Un saluto a tutti e agli amici che finalmente dopo tanto tempo oggi incontro e agli altri che si sono collegati. L'occasione mi è gradita per ricordare una cosa, ma non tutti nota, siamo in tanti, siamo quasi 800 soci, ormai stabilmente sopra 750 soci, questi sono dati aggiornati, e l'associazione gode di questa piacevole continua crescita dal momento in cui evidentemente riesce a catalizzare l'attenzione. Rappresentiamo sempre di più chi fa questa professione in ambito bancario e finanziario. Aggreghiamo sempre più soci, probabilmente perché riusciamo a produrre concreta utilità. Come non menzionare in quest'ambito la newsletter, che grazie al direttore Maurizio Vallino è diventata ormai un appuntamento stabile, continuativo, e che ospita contributi di particolare livello, di carattere scientifico, fruendo anche di un comitato scientifico di qualità. Il professor Gabbi, che oggi sentiremo, fa parte del nostro comitato scientifico. E, facile oggi è menzionare quell'altro elemento di produttività che è cresciuto grazie all'instancabile fatica di Corrado Meglio. I position paper rappresentano anch'essi ormai un appuntamento, come dire, strutturale nella nostra attività. Mi preme dire che sono qualcosa che ha un valore in più rispetto in sé al documento, rappresentano la possibilità per noi di attuare il vero scopo sociale, che è la mutualità. Tramite i position paper, che sono prodotti tramite gruppi di lavoro abbastanza compositi, noi estraiamo competenze, conoscenze diffuse, ecco, nella base sociale, e le catalizziamo per formare una comune base di conoscenza su cui proprio a casa propria ognuno poi costruisce liberamente elementi di vantaggio competitivo. Ecco, forse meno noto a tutti è invece una circostanza per noi di grande importanza, è che sin dal 2018 il MISE, il Ministero Istruzione, ci ha iscritto nell'albo delle associazioni professionali che possono rilasciare un attestato di qualità. Questo ha permesso in primo luogo alla rivista di essere accreditata, alla nostra rivista, come rivista scientifica, ma ha permesso un secondo passo che in questo momento è, come dire, sta concludendo una fase lunga di gestazione. Posso dire che fra qualche giorno terminerà la consultazione pubblica, oggi in fase di lavorazione presso l'UNI, l'ente nazionale di normazione. Quindi fra qualche giorno esisterà una norma riconosciuta pubblicamente che attesta quali siano le competenze distintive del risk manager in ambito bancario. Come potete ben capire, questo rappresenta un tassello fondamentale nella cura della qualità che abbiamo sempre cercato di conseguire, ma rappresenta anche un primo passo di un percorso che avremo modo poi di discutere insieme a tutti. Insieme ai soci.
Bene, a me sembra a questo punto doveroso, ecco, doveroso terminare questo mio brevissimo intervento iniziale. Correrei il rischio di diventare noioso, troppo autocelebrativo, ecco, di noi stessi, mentre la celebrazione oggi è per un'altra cosa, ecco, è per la soddisfazione di aver conseguito questo importante risultato, di aver organizzato un gruppo di lavoro che, grazie ai coordinatori, grazie a Giuseppe Torluccio e grazie a Chiara Del Prete, mi occorre l'obbligo di menzionare il fatto che come coordinatore c'è stato Paolo Paliola, che è nostro consigliere e che successivamente sentiremo, ecco, grazie al loro lavoro siamo riusciti a raggiungere un traguardo veramente molto importante. Grazie a tutti per l'attenzione e buon lavoro. Giuseppe. Buongiorno, entriamo nel merito del lavoro che è stato realizzato. Come coordinatore scientifico di questo lavoro, assieme ad altri colleghi, posso confessarvi che ho ricevuto tante soddisfazioni, anche di tipo personale. Perché? Perché all'università chiaramente facciamo ricerca, abbiamo fondamentalmente tre missioni, la ricerca, la didattica e la terza missione. Però a volte la ricerca, anche dei ragazzi più giovani, dottorati, è un po' spinta verso le top publication, quindi le prime 5 riviste di finanza, le prime 10 riviste di finanza. Ma i tempi dell'Accademia, dalla costruzione del dataset, i dati, eccetera, non sempre arrivano in tempo a risolvere i problemi del settore. Se quando noi scopriamo le cause della crisi, la crisi del 2008 è già finita, sta arrivando quella del 2013, poi c'è quella del 2020. E quindi in un certo senso è stato anche un esperimento dove ho visto una ricerca applicata nel rispetto dei tempi che i problemi dettano, e quindi lavorare con quelli che in un certo senso vengono chiamati practitioner è stata una grande soddisfazione, perché abbiamo messo insieme un po' di parte accademica e un po' di parte in grado di risolvere i problemi reali. Io faccio sempre un esempio forse spiritoso: quando diamo un problema ad un ricercatore, il ricercatore risolve quel problema e alla fine del paper presenta altri 5 problemi, quindi sembra quasi una macchina per creare problemi nuovi. Quando invece li diamo all'industria è un po' differente, diamo un problema e per 17 quel problema lì in qualche modo deve essere chiuso. Quindi sono due tecnologie abbastanza differenti per esaminare lo scibile, e metterle insieme in questo lavoro secondo me è stata un'esperienza molto interessante. Non è solo specifica di questo lavoro, perché dai firma una pluralità di lavori che mettono insieme la parte pratica con la parte di ricerca. L'altra parte riguarda appunto come si è entrati nella parte più tecnica di tutto il lavoro. Abbiamo visto un coordinamento importante tra differenti banche. Sottolineo differenti banche perché in alcuni momenti storici parliamo delle singole banche, cioè disegniamo scenari competitivi dove le banche si fondono, si aggrediscono, competono su clienti, mentre quando si studia vediamo che sono tutte allo stesso tavolo. Quindi l'espressione le banche che hanno partecipato a questa ricerca, a questo lavoro, è stato un modo dove il sistema bancario ha risposto alle sollecitazioni che trovate nel titolo. E quindi abbiamo visto PRO, ma non solo, CFO, lavorare insieme, porre sul tavolo delle domande e porre sul tavolo anche le risposte che i differenti componenti del sistema bancario hanno dato alla sfida che trovate elencata nel titolo. E quindi è stato un modo anche per vedere le banche lavorare insieme, non è scontato, perché in alcuni contesti invece le dinamiche di mercato non vanno in quella direzione. Un altro elemento riguarda la parte unificante, che è un po' il nocciolo dello studio che è stato fatto. Il mondo del CRO, il mondo del CFO si sta avvicinando sempre di più per cercare di dare una visione comune alla misurazione dei rischi, alla rendicontazione e quindi al fare banca. È un processo che non è partito oggi, ma certamente la sfida IFRS 9 sotto Covid ha accelerato questo processo, perché in emergenza le persone tendono a lavorare insieme, si organizzano, trovano delle modalità per rispondere nei tempi alle 8:15 lo sportello della banca deve aprire. Quindi non abbiamo i tempi dove apriamo lo sportello quando abbiamo risolto il problema. Quindi questa tempistica serrata ha costretto una collaborazione intensa anche nel disegno dei sistemi informativi e la risposta al regolatore. Un altro elemento riguarda il regolatore, come ha reagito ad uno stress test, un esperimento naturale che non avevamo programmato. Nel 2018
abbiamo girato la chiavetta ed è partito IFRS 9. Non pensavamo nel giro di 2 anni di vedere la tenuta di tutto l'impianto regolamentare. Chi lavora in ambito bancario ha visto con che velocità il sistema bancario ha risposto con l'unione bancaria, non è completa, per alcune parti hanno avuto delle accelerazioni molto rapide e l'emergenza pandemia ha certamente accelerato i processi descritti prima, quindi uno stress test fondamentalmente su l'impianto IFRS 9, dove un mondo, per così dire, più contabile, più finanziario, si incontra con il mondo del rischio. E abbiamo visto che il regolatore ha avuto la saggezza anche di rilassare alcuni elementi che impedivano una gestione corretta. Quindi il regolatore non è solo un soggetto che pone regole e non le muove. Se c'è bisogno è in grado di rilassare queste regole è perché l'obiettivo è quello della stabilità del sistema bancario, non di imbrigliare a tutti i costi il sistema bancario. Che altri elementi abbiamo visto di importanti? Beh, lo vedrete poi negli interventi successivi, noi parliamo del CRO, Chief Risk, eccetera. Qui non abbiamo di fronte solo dei rischi, degli elementi di rischiosità, qui abbiamo di fronte dei problemi che più che rischiosità, dove conosciamo le distribuzioni di probabilità, siamo di fronte all'incertezza. E allora l'espressione potrebbe essere: dobbiamo cambiare nome ai Chief Risk Officer e dobbiamo chiamarli Chief Uncertainty Officer. La traduzione italiana fa un po' sorridere perché sembra quasi manchi la L in questa espressione, per dire, in alcuni casi per gestire l'incertezza servono anche altre componenti. Però certamente la rischiosità è anche l'apporto che l'Accademia sta dando, ma soprattutto la parte più applicativa dell'Accademia, quindi practitioner, si sta confrontando su come gestire i rischi, ma soprattutto come gestire l'incertezza, che è una cosa differente. Il dado ha una sua distribuzione di probabilità, un sasso raccolto sul bordo del fiume con 6 facce ha una distribuzione di probabilità, però noi non la conosciamo. Ora, è chiaro che ci stiamo esercitando su differenti elementi di incertezza. I Simpson ce li hanno già elencati tempo addietro, quindi pandemie, guerre, crisi finanziarie. Fortunatamente non sono ancora elementi che hanno delle distribuzioni, speriamo non le abbiano, ma certamente sfida il CRO in scenari nuovi dove servono approcci previsionali, ma anche approcci strategici. L'ultimo elemento riguarda il regolatore, come ha reagito a questo esperimento. Sta ripensando alcune norme dell'IFRS 9, quindi è stato un modo anche per imparare. Hanno imparato i regolati, ha imparato il regolatore, e ci attendiamo quindi che questa esperienza non vada dispersa, perché possa consentire di avere un sistema finanziario, un sistema creditizio in questo caso, efficiente ma anche stabile, perché questo è il primo obiettivo che chiediamo al regolatore. Io vi ringrazio intanto per l'attenzione che mi avete dedicato e cederei la parola al prossimo relatore, quindi del prete Chiara, prego. Il momento è propizio per il suo intervento. Chiara del prete e Cervumen. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, 2 righe di presentazione, Cervumen di IFRAG, e quindi ci racconterà anche come potrebbe evolvere lo scenario normativo che un po' abbiamo esplorato con questo lavoro. Grazie Chiara e lascio la parola. Sì, buongiorno a tutti, spero che vediate le mie slide. Ditemi se questo è il caso. Sì, ok, perfetto. Sì, Chiara. Ok. Buongiorno a tutti e prima di tutto grazie per l'invito e un piacere essere qui con voi virtualmente. Non viaggio più tanto perché ho un bimbo molto piccolo, altrimenti sarei volentieri venuta. Volevo farvi complimenti per la qualità del paper che oggi viene presentato e in generale per il lavoro che state facendo. E colgo questa occasione di questo breve intervento oggi per portare alle vostre attenzioni le aree di attività dell'EFRAG che possono avere un interesse per la professione dei risk managers in questo momento e poi fare un focus sull'argomento del paper che è appunto l'expected credit loss nell'IFRS 9. Chiara, ti interrompo un secondo, se puoi mettere in modalità presentazione così vediamo un po' più grande l'immagine in basso. In modo già in modalità presentazione full screen. Perché noi vediamo i vari menu del software, forse se si può ingrandire un pochino oppure se si può tirare sulla la tendina.
Va bene così? Vabbè, dai. Sì, allora, teniamo così. Va benissimo. No, perché altrimenti anche gli organizzatori hanno una copia delle mie slide, se vogliono condividere loro lo schermo, per me è la stessa cosa. Va bene così, Chiara, grazie. Ok, allora io una parola di presentazione dell'EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group, abbiamo iniziato ad operare nel 2001 e il compito dell'EFRAG è di essere l'advisor della Commissione Europea nello sviluppo e nel contribuire agli ASB per lo sviluppo degli standard contabili internazionali e a partire dalle proposte della CSRD a sviluppare gli standard di sostenibilità. Quindi ci sono due pilastri, il pilastro della sostenibilità e il pilastro della financial reporting, e nelle member organization abbiamo una serie di organizzazioni membri. Quello che ci caratterizza è la possibilità di avere uno spazio di dialogo tra pubblico e privato, perché siamo una partecipazione tra la Commissione Europea da una parte e la società civile dall'altra, comprendendo auditors, vari settori industriali, investitori, eccetera. Quindi è davvero un luogo dove si forma una view europea e attraverso i diversi settori. Nell'ambito del financial reporting ci assicuriamo che l'Europa possa parlare con una voce sola, quindi anziché con le voci dei 27 paesi, nei confronti dell'OIASV per lo sviluppo dei loro standard e anche poi per l'omologazione, quindi svolgendo le analisi di impatto che poi portano all'omologazione. Qualcuno di voi avrà sicuramente seguito recentemente il nostro lavoro di endorsement che si è concluso all'inizio di quest'anno dell'IFRS 17 sull'assicurativo. E adesso con le disposizioni della CSRD, quindi la corporate direttiva sul corporate social responsibility, siamo l'advisor che scrive i principi contabili sulla sostenibilità. E volevo cominciare sensibilizzandovi su questa lista di principi che sono stati emessi il 30 di aprile e la cui consultazione scade l'8 agosto. E molti di voi seguiranno sicuramente gli sviluppi della sostenibilità e di cosa vuol dire avvicinare il mondo dello sviluppo sostenibile al mondo dell'impresa in termini di corporate governance, con una serie di iniziative che stanno ancora per evolvere, con una possibile direttiva sulla corporate due diligence. E sicuramente con qualcosa che è già di attualità, che è la versione evoluta della Non Financial Reporting Directive, la cosiddetta CSRD. Ci sarà una platea più ampia di società chiamate a contribuire, ci si aspetta un trickle down effect, quindi anche le piccole imprese che appartengono alla filiera produttiva nella supply chain saranno interessate alla fornitura di questi dati, le banche, le assicurazioni e le società del risparmio sono largamente impattate per la tassonomia, e questo set di principi è un cosiddetto enabler per contribuire ad una più alta qualità del dato, con dati che saranno anche soggetti ad audit, cosa che non è in tutti i paesi europei nello stesso modo. Quindi volevo sensibilizzarvi, perché ovviamente come risk managers sarete chiamati a fare anche voi il vostro compito. Penso all'incertezza che è stata evocata dal professore prima di me, sicuramente è un ambito importante anche qui. Immaginate poter quantificare non solo gli impatti sull'ambiente e sulle persone, ma anche gli effetti di medio e lungo periodo sulla reputazione, sulle liabilities, sugli intangibili, eccetera. Quindi sono tutti ambiti, per citarne uno già di attualità, gli scenari collegati agli eventi estremi di cambiamento climatico, che estremi poi non sono perché stanno accadendo sempre più frequentemente. Quindi il link per la consultazione lo trovate sul nostro sito, aperto in consultazione fino all'8 agosto. Penso che sia qualcosa che nel futuro interesserà anche la categoria dei risk managers. Ma veniamo ai progetti sul financial reporting. Avrete sentito parlare delle post implementation review,
Si tratta di un'analisi che fa lo IASB per verificare la tenuta dei nuovi standard introdotti. Voi oggi parlerete con il paper di IFRS 9 della sua tenuta rispetto al primo test importante, che è quello della pandemia. L'IFRS 9 è già in vigore da più di 3 anni e quindi lo IASB ha avviato la consultazione sulla post implementation review. Cosa è necessario cambiare? Abbiamo lavorato sul classification and measurement all'inizio di quest'anno e abbiamo identificato una serie di problematiche nella classificazione degli strumenti finanziari secondo IFRS 9, ve ne parlerò di una in particolare, la classificazione dei mutui o in generale dei prodotti legati che hanno delle clausole legate al raggiungimento di obiettivi environmental, social e governance. Poi l'expected credit loss, che è esattamente ciò di cui parlerete voi dopo, e vi spiegherò a che punto siamo nella preparazione. Poi ce ne sarà un'altra più avanti sul edge accounting, qualcosa che è anche molto importante per voi, perché ovviamente è tutto l'ambito dell'utilizzo dei derivati per copertura. Due parole su questo tema che è emerso nell'ambito della recente lavoro sulla post implementation review classification and measurement. C'è un rischio che i volumi sempre più importanti di produzione di attività bancarie, ma anche di bond con indicizzazione a target ESG possano fallire il test SPPI e quindi possano dover essere riclassificati al fair value through profit or loss, circostanza che creerebbe moltissime problematiche non solo applicative, immaginate così cosa è valutare al fair value una clausola ESG, ma anche da un punto di vista di rappresentatività del risultato, cosa vuol dire valutare al fair value un banking book solo perché c'è una clausola di indicizzazione a ESG. Quindi quello che stiamo facendo come EFRAG è cercare di supportare lo IASB nell'elaborazione di una possibile soluzione. Ci aspettiamo a breve un possibile nuovo progetto. Lo IASB ne ha parlato ad aprile. È una cosa ovviamente molto importante, a mio avviso, anche lato vostro come risk manager, e anche per sensibilizzare un po' tutto il paese, Italia, a rispondere alla consultazione e a farci avere la voce e anche dell'expertise che ci sono nel nostro paese. Ti interrompo un attimo perché abbiamo un piccolo problema tecnico con le diapositive, con le slide che stai presentando. Se ci dici a che slide sei, le mandiamo avanti noi, numero perché altrimenti resta un po'. Sono ora nella 8. Se volete smetto di condividere io e vi lascio lo schermo. Sì. Va bene, siamo già a posto, basta che tu ci dica solo in che slide. Perfetto, mi muovo ora sulla 9. Grazie. Perfetto, un altro tema che volevo portare alla vostra attenzione, quindi siamo a slide 9, perfetto. Financial instruments with characteristics of equity. La linea di demarcazione contabile tra cosa è equity e cosa è liability, qualcosa che le banche conoscono molto bene perché ci sono già delle differenze tra classificazione contabile e classificazione di vigilanza. C'è un progetto in avanzato stato di sviluppo, ci aspettiamo nell'anno prossimo una exposure draft, è un progetto che può avere un impatto nella classificazione contabile degli strumenti che hanno delle clausole di contingent settlement e per le quali è necessario analizzare l'effetto della legge e dei regolamenti e anche il livello di discrezionalità lasciato agli stakeholders. Quindi potrebbero esserci delle evoluzioni, anche qui importante che voi possiate seguirlo e contribuire nel momento in cui ci sarà questa consultazione. FICE si chiama il progetto. Un altro progetto che si è recentemente concluso come consultazione, ma per cui aspettiamo lo standard finale, è un chiarimento che influirà sulla classificazione nei bilanci delle corporate tra passività correnti e passività non correnti nel momento in cui all'interno del contratto della passività esiste una clausola di condizionalità legata alla verifica di covenant in un periodo diverso dal fine anno.
Qui c'è stata una riluttanza da parte dello IASB di considerare le aspettative del management circa la probabilità di riuscire a essere in regola core covenant, e quindi rischiamo degli outcome, quindi dei risultati poco ragionevoli. Stiamo lavorando per cercare di arrivare ad una soluzione che consenta di avere un risultato in linea con quello che è la sostanza economica. Importante ovviamente anche per le banche che analizzano, per cui è probabile che sarete coinvolti per rivedere alcuni covenant per evitare degli effetti perversi di questo principio. Quindi anche qui è passata la consultazione, stiamo per prepararci all'endorsement e lato banche, ovviamente lato corporate, alla implementazione di questo nuovo amendment. Altro tema, supply finance arrangement. Sappiamo quanto è stato importante in recenti casi di crisi aziendale. C'è una grande attenzione in momenti di crisi a comprendere quello che è effettivo il rischio di liquidità. Lo IASB ha risposto con una consultazione, delle nuove disclosure che si aggiungono allo IAS 7, all'IFRS 7, con una serie di richieste aggiuntive alle corporate di andare a illustrare quelli che sono gli accordi in essere con le banche oppure con i propri fornitori, e andare ad illustrare in che modo questi creano credito, quindi sono fonte di una disponibilità di natura finanziaria, in che modo creano flussi di cassa e come sono rappresentati nell'ambito del cash flow statement. Anche questo ho pensato fosse il caso di portarlo alla vostra attenzione. Qui aspettiamo lo standard finale, la consultazione è già chiusa. Un altro tema importante che volevo menzionarvi è il Dynamic Risk Management. Qui si tratta di un progetto molto ambizioso dello IASB che potrebbe avere come effetto collaterale la richiesta di abbandonare il carve-out allo IAS 39, che è il pilastro su cui poggia tutto il macro hedge delle banche italiane e di molte altre banche europee. Stiamo seguendo con molta attenzione questo progetto, ci aspettiamo di chiamare le banche molto presto nell'ambito dei prossimi sei mesi o un anno ad un field test di questo nuovo progetto. C'è molto di buono in questi ragionamenti che sta facendo lo IASB, perché si avvicinano molto alla logica del risk management. Ci sono molti tabù nello IAS 39 che sono stati abbandonati, per esempio il fatto che i core deposit non sono on demand ma possono essere modellati con una scadenza lunga, quindi molti punti di avvicinamento con quello che oggi facciamo col carve out, però ovviamente anche un rischio di essere qualcosa di più oneroso, e anche qui vorrei sollecitare tutti quanti a partecipare alla consultazione e portare il punto di vista. Siamo ora a pagina... Grazie. 14. Ora ci muoviamo a pagina 14, scusate, mi sono dimenticata, ecco, questa era Dynamics Risk Management, ora entriamo nella parte dell'Expected Credit Loss. Quindi, che cos'è una Post Implementation Review? È un processo con cui lo IASB vuole conoscere dagli auditors, dai preparers e dagli users fino a che punto lo standard sta funzionando come era previsto. Sono stati raggiunti gli obiettivi di questo standard? Esempio, expected credit loss. L'obiettivo era quello di anticipare sistematicamente il riconoscimento contabile ed evitare il cliff effect. È stato raggiunto questo obiettivo? L'informazione che se ne deduce è utile? Produce una informazione utile agli investitori? I costi sono in linea con le aspettative? Lo standard può essere applicato in maniera coerente da parte di tutti i preparers, e quindi c'è anche un processo per questa post implementation review. La prima fase di questo processo, possiamo andare alla pagina successiva, 15. La prima parte di questo processo, e qui mi riferisco all'expected credit losses, è già in atto. Quindi tra l'aprile e il luglio del 2022 noi siamo interessati a conoscere da parte di tutti gli stakeholders quelle che sono le problematiche che si sono verificate con l'implementazione dell'expected credit losses nell'IFRS 9.
perché su queste problematiche baseremo la nostra lettera di consultazione, che sarà sviluppata tra luglio e il dicembre di quest'anno, lettera in cui rappresenteremo la voce europea di quelli che sono i problemi che secondo noi lo IASB dovrebbe cercare di affrontare con nuovi progetti, amendment e cambiamenti all'expected credit loss. Anche se non vogliamo altri cambiamenti, è importante che ci facciamo sentire, perché anche dei cambiamenti non voluti sono qualcosa che vorremmo evitare. E quindi nel dicembre lo IASB emetterà questa request for information, quindi una richiesta a tutti gli stakeholder di produrre evidenze circa quello che funziona e non funziona nello standard. E quindi io volevo farvi vedere una preview a pagina 16 di quello che ci è stato raccontato fino ad ora e ovviamente invitare tutti voi ulteriormente a fornirci i vostri input. Un primo punto importante è che, a differenza degli altri standard, gli FRS9 da solo non è stato sufficiente a produrre le guidelines per l'implementazione in ambito bancario, ma quello che noi oggi vediamo nelle banche è l'implementazione attraverso le interpretazioni della ECB, del Comitato di Basilea e di EBA, e quindi con un forte substrato di interpretazioni non prodotte dallo IASB. Potrebbe esserci quindi qualche tema di rilevanza dell'informazione, ma è davvero sempre sensato quello che viene fuori da questa implementazione, perché ovviamente l'autorità prudenziale ha a cuore l'aspetto della prudenza molte volte, rispetto invece all'aspetto che ha a cuore lo IASB, che è quello della neutralità. Quindi il mix delle due cose ha sempre prodotto dei risultati che fanno senso. Altro tema: forbearance e modification. Avrete lavorato, sono certa, moltissimo su questo tema, ma è sempre chiara la linea di confine tra le modifiche e la forbearance. E se dopo tutti questi anni di lavoro per voi è chiaro, non volete cambiare niente, fatevi sentire, perché sennò altrimenti è probabile che ci siano delle discussioni in cui insomma è bene anche farsi sentire. Quello che sappiamo è che ci sono delle divergenze di prassi, e di fronte alle divergenze di prassi lo IASB potrebbe decidere di intervenire, quindi importante farsi sentire nel bene e nel male. Come hanno reagito i principi dell'expected credit loss nel Covid? Abbiamo capito che alcune banche all'inizio hanno avuto una tendenza ad eccessive svalutazioni, che poi sono state ridotte successivamente quando le misure d'aiuto da parte dei governi sono entrate in vigore. E quindi ci domanderemo se tutto questo ha un senso da un punto di vista di risultato contabile. E poi la domanda è: l'IFRS 9 ha reagito bene a questo test? Ha funzionato come avrebbe dovuto? Pagina 17. Abbiamo capito che ci sono gli stessi nomi sia in stage 1 e stage 2 simultaneamente. Questo ha un senso? Come siete riusciti a gestirlo da un punto di vista pratico? E non avrebbe più senso che ci fosse invece un assessment contabile fatto a livello di single name? Altro elemento: le posizioni di alta qualità single name, alle quali deve esserci attaccata una provision contabile, ha senso questa cosa? E la classificazione fatta attraverso gli overlay sta funzionando correttamente, o non sarebbe preferibile un bottom up approach? Questi sono soltanto alcuni temi che sono emersi dai primissimi 2-3 meeting che abbiamo avuto. Siamo all'inizio, siete ancora in tempo per influenzare i temi su cui ci focalizzeremo, e quindi con questo ho concluso il mio intervento. Non so se ci sono domande, sono a disposizione, se ci sono commenti o domande, prima che io vi lasci. Prego, se ci sono domande, contributi, osservazioni, questo è il momento migliore per farlo. Grazie Chiara per l'overview che ci hai dato, ma anche per la prospettiva, ossia dove si sta andando e quando è il momento di intervenire. E approfittiamo anche di una domanda che è appena... Chiedono se le slide della presentazione verranno condivise, direi assolutamente sì. Sì. No, io volevo invece invitare la dottoressa, sente? Sì, la sento.
Ah, benissimo, allora volevo invitare la dottoressa del Prete, perché quest'ultima parte in particolare è stata di grandissimo interesse da parte dei presenti qui, sicuramente anche da parte delle 200 e dispari persone che ci stanno seguendo. Le faccio in diretta un invito, a cui spero che lei non mi dica di no, di fare un articolo scientifico sulla nostra Risk Management Magazine su questo argomento, semmai con il professor Toluccio, con con Fabio oppure, e con Paolo, veramente ne sarei veramente molto grato. Va bene, possiamo parlarne. Io non ho molto tempo libero, ma possiamo sicuramente con i miei colleghi mettere a disposizione un po' di pensieri. Ma anche poco, il suo tempo è prezioso. Grazie. Perfetto. Grazie, grazie Chiara, grazie anche per la disponibilità. E passiamo. Buon proseguimento dei lavori, io vi lascio. Grazie mille. Grazie. Domanda, un attimo su. Voglio un secondo, certo, ci prego, sono. Prego. C'è una domanda, prego. Certamente. Sono responsabile del Crisis Management della San Paolo. Volevo chiedere se nelle slide, che ritengo tutta alla fine molto interessante, anche per noi, si sta valutando anche l'impatto direi inverso, cioè gli FRS9 come impattano sui requisiti regolamentari, perché quello che noi stiamo assistendo in questi giorni è una chiara interlocuzione, soprattutto con la BCE, sul fatto che alcune prudenze che noi abbiamo utilizzato dal punto di vista contabile, come poi vengono tradotte anche in termini di requisiti regolamentari. E questo per noi è un punto di, diciamo, abbastanza controverso, no? Nel senso che la nostra banca ha una posizione e sembra invece che la BCE ci stia orientando verso una mutua influenza, nel senso che vorrebbe utilizzare i parametri, tra virgolette, più prudenti, laddove fossero più prudenti sul regolamentare, traslati su quelli contabili e viceversa. Quindi non so se anche questo è all'attenzione, è alla vostra attenzione, non so se anche le altre banche hanno sperimentato questo tipo di impatto, soprattutto alla luce della crisi generata dal conflitto. Diciamo che rientra nell'ambito di quel primo punto che ho evidenziato dell'interazione tra prudenziale e contabile, qualcosa che però ovviamente ci vede anche un po' interessati sicuramente, ma un po' meno attori in prima persona, perché lì ovviamente noi non possiamo scrivere allo IASB per lamentarci di un comportamento dei regolatori. Però sicuramente è uno di quegli input che ha senso portare al tavolo per una discussione. Tra l'altro il suo collega Fabio Goia è membro del nostro gruppo di lavoro sugli strumenti finanziari, quindi ha tutti i contatti e i canali per poterci interessare. No, ma più che lamentarsi, poi chiudo una velocissima replica, più che lamentarmi era solo un tema legato al fatto che le prudenze che oggi abbiamo magari potrebbero essere in qualche modo mitigate nel momento in cui ci rendiamo conto che questo poi viene traslato sui requisiti patrimoniali. Quindi la prudenza delle banche italiane e la nostra hanno avuto sia nella parte, diciamo, di crisi del Covid, della gestione del Covid, sia nella prudenza che abbiamo oggi nella gestione degli impatti della guerra in Europa. Questo potrebbe essere un effetto, secondo me, non desiderabile. E quindi, secondo me, questo è il punto poi sul quale forse vale la pena. Certo. Grazie allora. Grazie mille a tutti quanti, arrivederci. Bene, abbiamo parlato del paper in vari punti, adesso vogliamo anche vedere come è fatto dentro, come è stato sviluppato. Invito Paolo Pagliola, CFO Credit Agricole. No, magari CFO nostro nel team. Nel team CFO di Credit Agricole, chiamerà qui i vari responsabili dei vari capitoli che ci raccontano come è stato affrontato il tema dal punto di vista regolamentare, modelli, risultati, saldi, i risultati. Grazie Giuseppe. Allora intanto invito i colleghi e amici ad accomodarsi, immagino, su queste splendide poltroncine, in modo che così intanto recuperiamo tempo. Giusto una velocissima introduzione, ma veramente non voglio rubarvi tempo, ma necessito, è un piacere di fare alcuni ringraziamenti, saranno velocissimi, però è doveroso farlo.
Prego, accomodatevi. Prima di tutto perché diciamo questo lavoro è il frutto veramente di una collaborazione di più di 60 colleghi e amici che appartengono diciamo a varie istituzioni, ma anche a università, a società di consulenza, quindi diciamo è stato veramente un esercizio interessantissimo e dedicando ovviamente il nostro tempo libero e quindi il tempo libero di tutti, quindi è ancora più prezioso proprio perché diciamo oltre all'attività lavorativa vuol dire che veramente c'è passione su questi temi, c'è passione per il rischio e quindi la nostra associazione non può che effettivamente trarre linfa vitale da questi accadimenti. Volevo ringraziare sicuramente i relatori che oggi ci aiutano a rappresentare diciamo il paper che ormai è già pubblicato, quindi saremo velocissimi, non vi raccontiamo il paper proprio perché diamo per scontato che chi interviene oggi l'abbia già preso, digerito, spero in parte, e quindi cercheremo di aggiungere diciamo dei colori a quello che è il paper, anche perché ci sono effettivamente delle novità importanti. E quindi grazie ai relatori, grazie a tutti quelli che hanno lavorato, grazie sicuramente a Deloitte che non ha svolto solo un ruolo di PMO, è andato molto oltre, diciamo, veramente è stato un collante molto, molto prezioso, quindi grazie a Fabio Crepaldi, a Giovanna Calmozzi, scusate se faccio i nomi ma secondo me sono importanti, a Daniele Casali, a Turco, Andrea, a Elisabetta Di Sato, insomma hanno partecipato veramente con molto entusiasmo e veramente in questa splendida sede. E inoltre, non da ultimo ovviamente, i ringraziamenti più importanti vanno sia a Maurizio Vallino che è il direttore generale di API, ma in particolare al vicepresidente il nostro Corrado Meglio, che grazie diciamo alla sua esperienza... Non pagherò Fernando, non pagherò anche te. No, non è da pagare. Precisiamo questa cosa, va bene, dice lui. Effettivamente ci ha fatto saltare molti, molti errori che avremo commesso e ha facilitato il lavoro. Basta, mi taccio sui ringraziamenti, grazie a tutto, se ho saltato qualcuno, scusate, veramente è stata una bellissima esperienza. Obiettivo del paper. Allora, obiettivo del paper, sapete benissimo, siamo partiti con questi tre, diciamo, idee in testa, cioè fare un'analisi del contesto macroeconomico e regolamentare, perché in quel momento, diciamo, stiamo parlando di ormai più di un anno fa, quindi ovviamente è già talmente veloce la velocità in cui si muove la nostra congiuntura, che eravamo, diciamo, già nella necessità di fare un punto nave. E poi volevamo capire bene l'analisi degli impatti della pandemia con tutte le misure di sostegno che si erano intervallate, incrociate sia a livello locale che a livello europeo, quindi come impattavano effettivamente un po' sui modelli e quindi diciamo con la vista in particolare del risk manager. E quindi cercare di avere una linea, non dico comune perché è difficile, è quasi impossibile, ognuno ovviamente la ricetta la costruisce a casa sua, però un confronto su quelle potevano essere le linee evolutive del framework PRS9, diciamo che mal comune mezzo gaudio abbiamo cercato di capire ognuno come si muoveva diciamo, a casa sua per mettere a fatto comune idee ed esperienze, per cui è stata veramente un'attività molto interessante credo per tutti quelli che hanno partecipato, anzi credo che abbia poi stimolato ognuno delle riflessioni internamente su come stava affrontando certe tematiche e come dovrà ancora affrontarle, perché il vero tema mi sembra che se forse lo stimolo è stato la pandemia, purtroppo non abbiamo fatto in tempo ancora a sistemare la cosa sulla pandemia, che ci è capitato qualcosa, un cigno ancora più grande, un cignone nero che è arrivato, che effettivamente poi penso anche i colleghi ci commenteranno. E velocemente questo è un po' come è stato costruito, nella logica con cui è stato costruito il paper, quindi come vi dicevo, però vorrei sottolineare due cose che forse oggi non ne parleremo. Uno è l'appendice che può essere molto utile, che sono i principali interventi regolamentari di supporto, perché lo sforzo con cui è stata creata questa cronologia diciamo di interventi è una tavola riassuntiva che forse per chi c'è passato come noi diciamo l'ha vissuta nel durante, però è un punto fermo che rimane secondo me importante anche diciamo poi nel futuro, quindi un punto di riferimento anche per chi ci vede anche dall'estero, per dire, perché comunque non è facile intracciare queste cose. È stato fatto un bel lavoro grazie in particolare a alcuni colleghi, in particolare dell'Università di Bologna, che hanno sistematizzato diciamo questi contributi, quindi è stato molto importante. E poi la survey che oggi non presentiamo in maniera dettagliata, ma è nel contenuto diciamo del paper, che anche lì ha dato comunque molti stimoli anche a noi stessi, perché
diciamo, la lettura della sabbia, dei risultati della sabbia, ha consentito poi di fare ulteriori approfondimenti. A questo punto io passerei la parola direttamente ai colleghi. Come dicevo, chiederò di non parlare di quello che è contenuto nel paper, ma diciamo, l'obiettivo è oggi è di portare ulteriori spunti di riflessione e di condivisione, diciamo, sulle tematiche che loro hanno più sulla pelle, che si sono più sentiti addosso, per cui io direi una velocissima self-presentation da parte di tutti per inquadrare da dove veniamo, cosa facciamo, e poi ovviamente rispetto dei tempi, perché così possiamo parlare tutti, e se ci avanza del tempo mi sarebbe molto interessante riuscire anche magari a confrontarci ancora con qualche domanda. Quindi io passo la parola nell'ordine ad Adriano, a Laura, poi a Nicola e ad Andrea. Ovviamente voi fatevi una velocissima presentazione, vi lascio il palcoscenico, che è abbastanza emozionante, cioè, molto, non siamo abituati a queste cose. Prego, Adriano. Buongiorno a tutti, grazie Paolo, sono Adriano Pessoli, responsabile dell'ufficio modelli rischi di credito di Vivera, Viverbanca. Ecco, nel mio veloce intervento farò una panoramica di quelle che sono state le principali misure di sostegno introdotte nel contesto pandemico con il coinvolgimento diretto delle banche e il loro impatto sui tassi di default. In particolare, come ben sappiamo, per fronteggiare l'emergenza pandemica sono state adottate dal governo e su iniziativa delle banche e delle associazioni di categoria una serie di misure straordinarie di sostegno a supporto della liquidità di imprese e famiglie. Tra queste è necessario menzionare le moratorie, che riguardano appunto la sospensione delle rate dei mutui e dei canoni leasing per le private imprese, e di queste facciamo riferimento a quelle di tipo governativo, quindi con la garanzia statale sulle rate sospese, che fanno riferimento al decreto Cura Italia di marzo 2020. Altre moratorie fanno riferimento a iniziative dirette delle banche, nonché anche ad accordi associativi quali quelli di Assofin e ABI. Un'altra importante misura di sostegno è quella caratterizzata dai nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato. Qui facciamo riferimento ai finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Nelle due eccezioni, come sappiamo, quelli sotto i 30.000 euro che hanno un iter di approvazione semplificato, una garanzia e una copertura del 100%, piuttosto che quelli sopra i 30.000 euro con un iter di approvazione più strutturato, con anche una valutazione di merito della controparte e una garanzia del 90%. Per quanto riguarda invece le grandi aziende, è stata messa a disposizione una garanzia da parte di SACE, con coperture che vanno dal 70 al 90% e importi sicuramente più rilevanti. Ecco che nella slide, nella tabella a destra, vediamo un attimo le numeriche di queste misure di sostegno, che per quanto riguarda le moratorie, da inizio pandemia sono state concesse circa 270 miliardi di euro in moratorie, principalmente verso le piccole e medie imprese che afferenti ai settori produttivi più impattati dalla crisi. Diciamo che a dicembre 2021 sono ancora in essere 44 miliardi di euro di moratorie. Questa è una misura che è stata prorogata nel corso del tempo fino a dicembre 2021 e ad oggi si può ritenere esaurita. Per quanto riguarda invece i finanziamenti garantiti dallo Stato dal decreto Cura Italia e liquidità, a dicembre 2021 si osservano oltre 200 miliardi dei finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale e oltre 130 miliardi da parte di SACE. Come possiamo vedere, parliamo di numeri importanti. Ecco che tuttavia, dati di Banca d'Italia, se guardiamo ai bilanci bancari di fine 2021, si osserva sostanzialmente una situazione pre-crisi nonostante il contesto pandemico. In particolare, se osserviamo il grafico in basso a sinistra, vediamo come l'NPL ratio lordo nel corso del tempo, anche nel 2021, è in diminuzione, attorno a un 3.4%. Questo per due effetti principali che vediamo sulla destra dei grafici. Un primo effetto sicuramente è il fatto della prosecuzione della cessione di crediti da parte delle banche a operatori specializzati. Infatti anche nel 2021 si osservano sempre dati di Banca d'Italia 23 miliardi di euro lordi di crediti ceduti. L'altro effetto importante è un ulteriore calo dei nuovi NPL all'interno dei bilanci delle banche. Difatti, come osserviamo nel grafico in alto a destra, il tasso di deterioramento anche nel 2021 si è mantenuto su livelli sostanzialmente di minimo storico, sotto il 2%. Questo anche grazie alla proroga straordinaria delle misure di sostegno che abbiamo visto nella slide precedente.
Tuttavia è necessario osservare, come sempre nel grafico in alto a destra, nell'ultimo trimestre del 2021 si osserva un lieve rialzo dei tassi di default sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda il segmento imprese. Tassi di default in crescita previsti anche nel 2022. Questo sostanzialmente per due motivi principali. Il primo è sostanzialmente la graduale uscita delle misure di sostegno, il cosiddetto phase out delle misure di sostegno. Il secondo, come abbiamo un po' anticipato anche negli interventi precedenti, è la crisi russo-ucraina, che sostanzialmente rappresenta un vasto insieme di rischi per le banche non ancora ben quantificabile. Le banche in questo contesto straordinario si stanno anche orientando nella gestione di quello che è il cosiddetto cliff effect, ovvero al fine di evitare che la conclusione delle misure di sostegno si trasformi in un incremento dei non performing loans all'interno dei bilanci bancari. Da questo punto di vista il regolatore è intervenuto in modo abbastanza invasivo durante tutto il 2022 e anche successivamente. In particolare faccio riferimento alle tre lettere inviate dalla BCE alle diverse banche, una del 1 aprile, l'altra del 28 luglio e l'ultima, la cosiddetta DRCO letter del 4 dicembre, in cui hanno dato indicazioni alle banche di quali devono essere le best practice da adottare per appunto gestire il contesto pandemico. E le banche si sono a sua volta mosse per mitigare il fenomeno del cliff effect, facendo anche una gestione proattiva del rischio di credito. Questo attraverso misure che consentono di identificare per tempo le controparti più rischiose, ad esempio attraverso apposite segmentazioni, reporting, identificazione dei settori vulnerabili, analisi di scenario che consentono di monitorare nel corso del tempo l'evoluzione del rischio al mutarsi delle condizioni macroeconomiche, interventi tempestivi sui crediti problematici al fine di adottare le opportune strategie e infine, e questo è l'ultimo punto su cui interrompo la mia presentazione, è la quantificazione appropriata degli accantonamenti ai sensi del principio contabile FAS 9. Io ho esaurito il mio intervento, lascio la parola a Laura. Mi scuso subito perché la bacca mi fa veramente caldissimo qui. Eccoci. Allora, io sono Laura D'Ambrosio, sono responsabile di una struttura che si occupa all'interno del Credit Risk di Intesa San Paolo di calcolare le provision per il mondo performing. Quello che vedremo oggi è, ripercorriamo molto velocemente quello che è scritto nel paper per poi vedere quali sono stati i pronunciamenti successivi delle authorities, andare a vedere quali sono i punti di contatto tra la crisi di cui abbiamo parlato nel paper, quella Covid e quella russo-ucraina, ovviamente solo dal punto di vista di FRS 9, e infine arrivare alle conclusioni. Allora, i punti fondamentali del paper direi che sono del capitolo dello staging, ovviamente, sono questi tre, cioè che nel 2020 abbiamo avuto forti incrementi dell'expected credit loss fondamentalmente per due ragioni. Una è lo scenario macroeconomico che abbiamo adottato, quindi uno scenario estremamente negativo che ha inciso sulla PD forward looking e quindi ha spostato in stage 2 buona parte dell'esposizione e anche concorso ovviamente al calcolo di un ECL sia dell'esposizione in stage 1 che in stage 2 più elevata. Il secondo motivo sono i trigger straordinari in stage 2. Un po' tutte le banche hanno dovuto far ricorso a trigger straordinari di stage 2 per cogliere tempestivamente in maniera granulare, diciamo, l'effetto della crisi. Questo perché? Perché senza il ricorso ai trigger straordinari, quindi un elemento esterno, e qui rispondo anche un po' a una suggestione prima della dottoressa Del Prete, senza questo elemento esterno che sono i trigger straordinari, le banche avrebbero fatto difficoltà a rispondere tempestivamente alla crisi Covid, un po' perché i rating, che sono una componente molto graduale, erano ancorati ai bilanci 2019, comunque beneficiavano delle misure di sostegno dell'economia, un po' perché lo scenario forward looking invece, che è peggiorato molto, agisce a livello molto meno granulare, quindi eravamo in difficoltà, un po' tutte le banche lo sono state, nel garantire un effetto granulare su alcuni settori piuttosto che su altri, e l'abbiamo fatto appunto un po' tutti tramite trigger straordinari. L'altra cosa che è emersa dal paper è che le banche più significative si sono mosse più velocemente rispetto alle banche meno significative e quindi hanno adeguato più prontamente il
proprio approccio rispetto alle banche più piccole. Adesso andiamo a vedere, perché come dicevamo prima, il paper l'abbiamo scritto più o meno un anno fa, cosa è successo nel frattempo. Quindi queste sono alcune dinamiche osservate nei monitoraggi delle authorities successivamente. Ne abbiamo riportate due. Il primo è un monitoraggio europeo ed è il monitoring report sull'implementazione degli FRS 9 dell'EBA del 2021. In questo caso l'EBA, diciamo, fa tesoro di un esercizio di benchmarking che viene fatto a livello europeo su base volontaria di benchmarking di FRS 9, in particolare sulla reference date del 2020. Questo esercizio chiedeva anche, aveva anche molte domande relative proprio alla gestione della crisi Covid. Quindi c'è un panel di banche molto grandi che ha risposto, e dal report emerge bene una certa disomogeneità, diciamo, di trattamento tra le banche. Il report è scritto appunto che a giugno 2020, quindi nel pieno della crisi Covid, alcune banche avevano ad esempio adottato il nuovo scenario macroeconomico, altre non l'avevano fatto, altre che lo avevano fatto gli impatti erano minimi perché comunque adottavano delle tecniche di smoothing, così come anche sugli approcci top down o bottom up che chiamava prima la dottoressa Del Prete, ci siamo comportati tutti in maniera abbastanza differenziata, e questa differenza di approcci si è tradotta poi in una differenza anche di risultati. Nel paper si dice ci sono banche che hanno aumentato di più del 50% la loro ECL, banche invece che hanno un ECL rimasta sostanzialmente stabile a giugno 2020. Il secondo è il rapporto sulla stabilità finanziaria, questo è invece di Banca d'Italia, quindi la vista è italiana, è di aprile 2022, quindi estremamente aggiornato, e la reference date in questo caso è dicembre 21. E nel report emerge che dall'inizio della pandemia permane una sostanziale differenza tra le banche significative e quelle meno significative in termini di posizioni in stage 2, dal 16% al 10%, e che comunque in generale le banche significative italiane hanno una maggiore quota di esposizione in stage 2 e l'hanno avuta per tutta la crisi Covid, ma ancora a dicembre 2021, rispetto alle banche europee. Quindi diciamo che è probabile che il framework IFRS 9 abbia delle differenze di implementazione in tutte le banche preesistenti rispetto al Covid, anche perché è un ambito non soggetto a una autorizzazione regolamentare come invece avviene per l'IRB, però è sicuramente vero che la crisi Covid ha accentuato le differenze sia in termini proprio di implementazioni, di ad hoc adjustment, diciamo, che anche in termini di risultati. Abbiamo provato un attimo anche a capire se il conflitto russo-ucraino potesse avere qualche attinenza, ovviamente solo in ambito IFRS 9, con quanto è successo, e diciamo ce ne sono alcune. Ad esempio le proiezioni macroeconomiche sono piuttosto incerte, ad esempio si fa di nuovo ricorso a misure di sostegno governative e alcuni settori sono più esposti, così come è successo nella crisi Covid, rispetto ad altri. In questi casi i settori più esposti sono quelli colpiti dai rincari energetici e dalle limitazioni imposte al commercio con la Russia. Diciamo che tutte le banche, sicuramente le più significative lo hanno fatto, hanno cercato di incorporare effettivamente gli effetti di questo conflitto, sicuramente l'ha fatto Intesa, sin dalla trimestrale. Però nuovamente, per essere così tempestivi e arrivare a livello così granulare, sono stati necessari post model adjustment, trigger straordinari, perché con il solo framework IFRS 9 non saremmo riusciti a fare questi aggravi e questi spostamenti in stage 2. Questo, e qui si chiude il mio intervento, ho riportato due conclusioni. Il framework IFRS 9, che è operativo appunto da poco, dal 2018, che è stato pensato proprio per superare questo concetto di perdita incurred e creare un concetto di perdita forward, sicuramente ha dato buona prova di sé, ma di fronte a due crisi di portata mondiale ha messo in evidenza due aspetti significativi di miglioramento. Il primo è che è necessario per le banche dotarsi di misure di rischio più reattive alla crisi e anche maggiormente granulari, altrimenti avremo sempre bisogno di post-model adjustment, di trigger straordinari e cose
che sono comunque esterne, diciamo, o comunque temporanee e più, e ovviamente in cui c'è più disordine nell'implementazione delle varie banche. E poi bisogna anche garantire una maggiore omogeneità tra le prassi adottate, sia strutturalmente che straordinariamente dai vari istituti, questo proprio per garantire un level playing field. Questo si può fare in maniera diversa, si può fare tramite la regolamentazione, si può fare tramite gli esercizi di benchmarking. Tra l'altro l'esercizio di benchmarking da quest'anno dell'EBA verrà esteso anche agli default portfolios, però ecco è un altro dei punti da tenere in considerazione. Passo la parola. Grazie, salve a tutti, sono Nicola Morandin, mi occupo di ICAP e stress in credit. Come potete immaginare, questi due anni sono stati abbastanza interessanti, diciamo, gli scenari che di solito utilizzavamo noi per fare stress test, poi la realtà li ha superati, non solo noi, anche quelli dell'EBA. E qui adesso nel paper in particolare sono occupato di coordinare il capitolo relativo ai cosiddetti modelli satellite, che perché non sapesse si chiamano così perché sono modelli, in qualche modo girano attorno ai modelli di rating, che sono quei modelli che servono a traslare, diciamo, le previsioni macroeconomiche in corrispondenti aumenti o diminuzioni dei parametri di rischio di credito, in particolare degli FD e dell'LGD. Come potete immaginare, sono utilizzati in vari ambiti, fra cui uno di questi per fare stress test sicuro, per fare forecast, ma soprattutto anche per parlare oggi, appunto, per aggiornare la cosiddetta componente forward looking del framework IFRS. Sicuramente il Covid, come è già stato detto, è stato un esercizio di stress test anche di questi modelli, che ha messo in luce alcuni limiti, indubbiamente, di questi modelli, visto che tendenzialmente questi modelli sono stati stimati, sono basati su delle sensitivity, quindi su delle serie storiche tra quello che sono le variabili macroeconomiche e quelli che sono stati poi le realizzazioni del default rate, recovery rate interni della banca, però su uno scenario, un periodo che tendenzialmente va dal 2008-2009 e per carità c'è di mezzo la crisi del 2009-2010-11, però sicuramente non erano calibrati per gestire uno shock simile a quello del Covid. Quindi la nostra banca ha reagito come altre banche, mi ricordo ancora il 2 marzo 2020, in cui c'era sicuramente uno degli elementi più importanti è stata l'incertezza, perché nella definizione scenario si era partiti inizialmente con un possibile meno 5, meno 6, poi qualcuno è stato più conservativo, meno 15, e quindi già nella trimestrale del 2020, almeno la nostra banca è stata particolarmente prudenziale, abbiamo anticipato, definito uno scenario particolarmente negativo e anticipato buona parte delle provision. E questo, i modelli, anche su questo, sono dovuti, ripeto quello che è già stato detto, interventi precedenti, aggiustare alcune componenti di modelli, mi riferisco in particolare a quella dei tassi, perché ovviamente la politica monetaria poi è stata particolarmente di supporto, e anche lì si doveva in qualche modo tenere conto che i tassi erano in un contesto completamente diverso rispetto a quello storico che si era osservato. Dopodiché, per parlare appunto di quali sono i limiti che sono emersi da questi modelli e soprattutto che si cerca adesso di ovviare con la revisione, con l'update dei modelli stessi. E un primo limite è sicuramente anche lì non sono totalmente d'accordo con quello che si era detto all'inizio, cioè inizialmente anche il regulator è stato un po' incerto nel dare soprattutto tra marzo e aprile non era ben chiaro, perché uscite delle indicazioni, di evitare eccessiva prociclicità nel fare le provision. Dopodiché con la CEO letter
invece si è andati nella direzione contraria, dicendo cercate invece di tenere conto di essere conservativi. Però qual è il problema? Che ovviamente questi modelli sono tarati, come dicevo, con delle variazioni di GDP che generalmente in Italia, per l'Italia ci giriamo tra 1, 1,5, 0,8. Cioè ovviamente girare i modelli con prima un meno 9 e poi l'anno successivo con più 6,5 poteva portare a eccessivi elementi di prociclicità, e quindi le banche hanno costretto da un lato prima a fare una marea di provision e poi a rilasciarlo. Quindi ci si è in qualche modo introdotto questo concetto del cliff effect. Che cos'è questo cliff effect? Era sostanzialmente, diceva, visto che il regolator o comunque i governi hanno messo in atto tutte queste misure a supporto per evitare mitigare gli effetti della pandemia, sul 2021 non si sono realizzati, non si sono manifestati questi quanto avevano previsto i modelli satellite, quindi hanno detto vabbè, la posticipiamo a quando si esauriranno le misure, in particolare le moratorie, no? E quindi questo è il cliff effect, è un posticipo di fatto di quelle che potevano essere gli effetti all'esaurirsi delle misure. Poi adesso siamo nel 2022, buona parte delle misure e delle moratorie sono esaurite e fortunatamente questa cliff al momento non pare che si stia realizzando. Quindi in qualche modo buona parte delle banche continua ad avere una certa prudenzialità o comunque degli overlay nelle provision che hanno fatto. Un altro, quindi uno dei problemi che sarà da gestire nella revisione dei modelli è che si è in qualche modo rotto il legame tra quello che è il default rate realizzato e la variabile macro principale, in questo caso GDP. Quindi a fronte di un GDP che ha fatto meno 9, il default rate anziché salire è sceso. Quindi in qualche modo nel momento in cui si dovranno ricalibrare i modelli si dovrà tenere conto di questo effetto. L'altro limite che è emerso molto importante dei modelli è che questi tendenzialmente erano stimati a livello di portafoglio, cioè corporate, small business, mutui, retail, ma non c'erano delle differenziazioni settoriali, cioè difficilmente i modelli avevano al loro interno delle sensitivity diverse a seconda del settore economico di appartenenza. Il Covid invece ha messo in luce in particolare che ci sono delle, sono state ovviamente, data la natura dei lockdown, ovviamente settori più colpiti, in particolare tutto ciò legato al turismo, alla ristorazione e altri addirittura che ne potevano avere addirittura beneficiato, no? Quindi un'ulteriore evoluzione che si cercherà di introdurre in modelli, che è partita con il Covid, ma continuerà a essere rilevante anche e soprattutto alla luce del climate risk, mi riferisco in particolare a questo, perché anche lì nella gestione del climate risk e della transizione climatica sicuramente ci saranno settori più o meno impattati, e questi modelli dovranno in qualche modo essere in grado di cogliere la differenziazione settoriale, quindi fra i vari settori. Quindi con questo concludo, non so se sono stato troppo veloce, sono nei tempi, quindi voglio dire, si cercherà ovviamente di fare lezioni di quello che si è imparato durante il Covid, che ripeto è stato un vero e proprio stress test a tutti gli effetti dell'IFRS, e rivedere questi modelli soprattutto per cercare di cogliere le specificità e in vista soprattutto delle problematiche nuove che ci sono, come abbiamo visto prima adesso con il conflitto guerra Russia-Ucraina e dopodiché con il climate risk. Con questo concludo. Tutti, diciamo Andrea Minuti, sono responsabile del servizio convalida del gruppo bancario di Agricola Italia. Prima di tutto vorrei ringraziare AIFIR perché mi sembra doveroso
per la grazie per, ad iFirm per aver comunque dato la possibilità di lavorare già in un secondo round, no? Perché avevamo già lavorato su IFRS 9, il primo lavoro quando è stato introdotto il principio contabile, e credo anche che ha animato quindi questo il dialogo, la discussione, e probabilmente continuerà ad animarlo in futuro. Come dire, i colleghi già hanno toccato vari elementi che sono insomma piuttosto rilevanti. Da un lato il fatto che naturalmente anche in virtù degli effetti della crisi l'autorità di vigilanza ha chiesto alle banche al solito un po' di prudenzialità, soprattutto per cambiare. E la prudenzialità di fatto l'ha espressa dicendo: vedete che dobbiamo valutare se in mancanza di segnali andamentali, che di fatto il processo diciamo di rilascio delle moratorie, i sostegni non intervengono più, quindi diciamo sostanzialmente lo stage diciamo automatico non funziona come era stato pensato in passato quando è stato introdotto. In questo caso si devono applicare degli interventi esperienziali, quindi degli overlay. Dall'altro poi c'è un tema legato alla modellizzazione, perché quindi comunque arrivano accantonamenti. Dall'altro poi c'è un tema legato alla modellizzazione, come diceva Nicola, di cosa facciamo con questi modelli, perché effettivamente sono frutto del passato e adesso il presente, diciamo, e anche se pensiamo agli anni della crisi, dice qualcosa di diverso. Comunque i tassi di default non si parlano più come si parlavano in passato, nelle loro variazioni rispetto a quelli che erano i shock che si osservavano sul mercato, quindi come comportarsi. E quindi arriviamo alla parte, diciamo, che ha seguito il nostro gruppo di lavoro e che riguarda appunto i dati. E i dati, diciamo, in questo contesto, no, di grande incertezza, e noi come risk manager lavoriamo evidentemente strutturalmente in contesti di incertezza, la dobbiamo anche stimare, sono l'unica cosa certa, dovrebbe essere l'unica cosa certa. Cioè quello che osserviamo è qualcosa che è tangibile, cioè è deterministico. Però allo stesso tempo, nel momento in cui scoppia una crisi come questa sanitaria, che poi dopo diventa ben presto crisi economica, in cui si creano break strutturali, in cui comunque ci sono insomma effettivamente anche tensioni che derivano un po' dalla comunicazione, un po' effettivamente dalle richieste del regolatore, evidentemente tutti gli addetti ai lavori hanno iniziato a domandarsi: ma cosa ci facciamo con questi dati? Non sono più attendibili, punto interrogativo. Cioè nel 2020 e nel 2021, se vogliamo andare sulla evidentemente sul credit risk e sull'indicatore principe, il tasso di default. Questo tasso di default che osserveremo, quindi già pensiamo al 2020, poi 2020 su fine anno, 2021 su fine anno, questi tassi di default saranno effettivamente realistici? Che cosa vuol dire andarli a gestire per fare quindi una ricalibrazione eventualmente sui modelli satellite? Possono servirmi per fare un monitoraggio? Forse in entrambi i casi cioè, i dubbi sono venuti, e quindi è diciamo stato lecito domandarsi come intervenire. Allo stesso tempo, da risk manager sappiamo bene che a livello econometrico andare a toccare i dati significa sempre farsi venire un po' delle preoccupazioni, perché finché i dati sono diciamo trattabili per effetti strutturali, non so, devo sterilizzare una varianza che non è costante nel tempo, devo togliere degli effetti stagionali, devo in qualche maniera andare a togliere un trend, in qualche modo devo togliere degli outlier. Io lavoro, diciamo, nella prassi. Quando ci sono dei casi come questo, che non sono legati a elementi strutturali, ma sono veramente situazioni che possiamo definire più simili a un outlier, però probabilmente non si comporta come un outlier, non sapevamo la durata di questo effetto, quindi non potevamo neanche immaginare come intervenire, però dovevamo intervenire. I tempi, diciamo, del mercato lo richiedevano. Quindi in questo caso abbiamo cercato, ecco, di valutare anche con i contributi delle varie banche, e anche poi a stretto collegamento con gli altri dei colleghi che lavoravano sull'aspetto della modellizzazione piuttosto che l'aspetto dello staging, come poter intervenire, perché poi i dati erano, diciamo, utilizzati da chi si occupa di stima. E allora che cosa ci siamo domandati? Ci siamo domandati che cosa potevamo fare, e abbiamo, come dire, raccolto le varie opinioni e, come dire, siamo passati da metodologie che sono piuttosto semplici, come dire, semplicemente io ho dei modelli satellite che fino al 2020 erano predittivi, ho, diciamo, degli scenari, almeno molte banche che hanno deciso di introdurre, per appunto introdurre anche la modellizzare la componente forward looking, come diceva Nicola,
che hanno utilizzato dei scenari flat, perché hanno potuto valutare, dice, ma io voglio, non voglio farmi trascinare da una situazione che è un outlier, che comunque è contingentata in quel tipo di anno, quei due anni, ma se devo fare le proiezioni a due, a tre anni, come è quella che deve essere a livello di scenario fatta per poter produrre, no, un overlooking effect, vado su uno scenario flat. Quindi in qualche modo lo incorporo nei modelli e questo mi serve per andare a definire, come dire, quello che doveva essere il mio default, che non c'è, diciamo, che non è stato osservato, che non sarà osservato evidentemente sulla parte del, cioè, di quello che è invece il PIL, che, della variazione del PIL di quegli anni, ma è un qualcosa che invece deriva da una, appunto, una visione più flat e che quindi in qualche modo risulta normalizzata. Quindi prendo i miei modelli e li uso per derivare, diciamo, in qualche modo un tasso che mi aspetto possa essere diverso e che non è quello che sto osservando. Oppure addirittura ci sono state banche, specialmente quelle più piccole, che hanno deciso di far leva su dei provider. Quindi chi aveva i dati, il provider magari può anche definire, come dire, qual è, e neutralizzare l'effetto, diciamo, della moratoria, in qualche modo riportarlo, diciamo, in quel periodo, avendo già osservato in passato, anche se le moratorie erano legate a altri elementi. E quindi questi sono sicuramente dei metodi più semplici che però abbiamo trovato piuttosto, diciamo, comuni. Poi abbiamo anche cercato di andare avanti, anche da un punto di vista più scientifico, per capire quali erano gli approcci. Quindi abbiamo cominciato a parlare di cluster settoriali e comunque driver aggiuntivi di rischio, perché comunque alla fine l'impatto probabilmente sulla parte fondamentale non si è visto, però sui bilanci certamente è arrivato, soprattutto sulla parte di conto economico. Quindi, e naturalmente questo permette, diciamo, anche di individuare, diciamo, sia da un punto di vista settoriale, quindi immagino, non so, pensiamo alla divisione per area geografica, ma piuttosto per canale, per settore, diciamo, quindi sono settori che sono stati impattati molto, altri hanno addirittura beneficiato dell'effetto della crisi sanitaria. Quindi a questo punto individuare dei cluster permette di valutare se ci possono essere delle, diciamo, dei gruppi di clienti che hanno delle determinate caratteristiche di rischio non, diciamo, espresso dal tasso default osservato, ma che in qualche modo potrebbe venire fuori una volta che le banche cominceranno e hanno già ricominciato a chiedere i soldi a questi clienti. Quindi andarlo, diciamo, a considerare come una forma di ponderazione all'interno dei tassi default. Naturalmente c'è anche una valutazione che abbiamo fatto un po' più, diciamo, di tipo statistico, immaginando che il tasso di default, diciamo, che abbiamo, il vettore dei tassi di default storicamente osservato anche crisi, potesse essere un vettore di una realizzazione di una serie storica, quindi andarlo a modellizzare creando una distribuzione, e una distribuzione probabilistica rispetto al quale l'evento, diciamo, diciamo il 2020 e anche il 2021 potevano essere visti come degli anni non osservati, ma, diciamo, che in questa distribuzione potevano trovare un collocamento, diciamo, nel percentile più estremo. E quindi usare, diciamo, la differenza rispetto a quello che invece stavo osservando come uno scaling factor. Naturalmente il rischio di tutto questo l'abbiamo prima detto, no? Cioè il rischio è di essere anche eccessivamente conservativi, andare a toccare i dati, quindi cambiare delle stime in maniera o comunque poco, addirittura introducendo dei bias. Però dall'altra parte non fare niente costituisce un elemento non è accettabile, sicuramente piuttosto rischioso. Quindi anche per animare un po', diciamo, un po' eventualmente con delle domande, la discussione, le lezioni che possiamo imparare innanzitutto è che abbiamo un po' visto, alla luce anche di quanto diceva Nicola, che condividiamo, poi alla fine per ora, almeno nel breve periodo, questo effetto di rimbalzo non l'abbiamo ancora visto, speriamo che non ci sia, però non sappiamo se nel medio termine potrebbe esserci. Quindi a questo punto il rischio è anche di capire, diciamo, innanzitutto sul breve periodo, se quanto abbiamo fatto alla fine è stato, diciamo, possiamo già fare un backtesting, perché il 2020 e il 2021 sono già osservabili in termini di tassi default, quindi possiamo cercare, come dire, di capire se, diciamo, via via che le moratorie, diciamo, vengono a essere chiuse, i clienti, se a distanza di un anno, vanno in default o meno. Quindi, e sicuramente poi nel 2022, via dicendo, questa cosa è ancora più vera. E poi
naturalmente si tratta di avere una concezione, diciamo, di base, che è quella di creare un tavolo sempre interfunzionale. Cioè in queste fasi, diciamo, la modellizzazione che tratta i dati e poi fa le scelte dovrebbe sempre lavorare accanto a chi si occupa di costo del credito, piuttosto che chi fa pianificazione e chi si deve interfacciare con i clienti, per fare scelte che possano essere condivise, magari fondate anche su una pluralità di soluzioni rispetto al quale poi la banca si deve posizionare, perché poi ogni volta che si deve prendere un rischio si deve decidere dove posizionarci, quindi a un certo punto capire se vogliamo essere più prudenti o meno prudenti, perché anche poi dopo prenderci la prudenza significa anche rischiare di accantonare più del dovuto e poi dopo ritornare indietro non è mai così semplice. Quindi chiudo veramente l'ultima parola per dire è un lavoro che si svolge nel tempo, ma che su cui, quindi è un work in progress, ma rispetto al quale, diciamo, la lezione abbiamo anche un po' già sperimentato, imparato, e possiamo sicuramente, diciamo, farne tesoro. È tutto. Allora, grazie mille, in attesa che intanto magari formulate qualche domanda, due osservazioni. Una più facile sicuramente è che non va di moda più il PIL neanche nel rismerge, perché mi sembra che ormai il PIL lo stiamo abolendo da tutte le parti, quindi sicuramente dovremo trovare qualche altra soluzione. La seconda è che probabilmente anche il rismergement ha subito la sua crisi post-pandemica, cioè vedo i colleghi veramente in difficoltà dopo tanto tempo su un argomento come il rischio di credito, dove forse il rismerge era diciamo più forte, cioè aveva le palafitte più profonde, e mi sembra invece che qui stanno saltando tutti i riferimenti, ci stanno tagliando, diciamo, tutti i pali. E non lo so, la butto lì come provocazione, forse dovremmo fare un salto anche noi, cioè questa crisi, come si dice sempre, le crisi portano sempre delle novità, probabilmente dovremmo sviluppare dei nuovi modelli, delle nuove metodologie. Big data, forse? Boh, ci dobbiamo disancorare? Cominciamo a essere un po' vecchi, tra virgolette, anche nella modellizzazione? Non so, questa è solo una provocazione, però è una riflessione forte, perché effettivamente vedo che c'è un filo comune, diciamo, non soltanto tra i colleghi, ma quindi che sono rappresentativi comunque di realtà importanti. La solita, come ci ha detto Laura, differenza fra i significant e le significant che c'è sempre stato nel rischio di credito. Io ho sofferto tanto nel vedere gli accantonamenti delle banche piccole a cui facevo parte rispetto alle banche più grandi, quindi loro, le banche più grandi, sono sempre a prima vista anche sui modelli, ovviamente, però in questo momento mi sembra che scricchiola un po' tutto il sistema, quindi credo che AIFIN ci abbia da lavorare parecchio, caro Corrado, su questo tema, perlomeno penso l'interesse sarà ampio. Quindi lascio lo spazio a delle domande, perché siamo con 2 minuti di anticipo, se no... Quindi se da casa è arrivato qualche domanda o qui, oppure possiamo velocemente passare, diciamo, alla seconda tavola rotonda, che comunque penso si proietterà su questi temi ancora un pochino più avanti, e quindi grazie a tutti dell'intervento e del rispetto degli eventi. Grazie, abbiamo visto, usiamo un'espressione più diretta, come i manager reagiscono all'incertezza. Hanno dato dimostrazione nel loro campo operativo, ma anche nel lavoro di ricerca, di collaborare e pensare anche a soluzioni nuove. C'è un antico libro che porta questo titolo, Managers Not MBAs, cioè quello che noi riconosciamo a queste persone è la capacità di gestire situazioni nuove, ed è un po' quello che abbiamo visto in questo lavoro e la conclusione, ossia come le persone sono in grado di mettere insieme la parte statistica, la parte finanziaria, la parte dei rischi insieme di fronte a nuovi scenari. Adesso vogliamo entrare invece più a contatto con i practitioner per vedere cosa effettivamente hanno realizzato, e quindi invito Fabio Crepaldi di Deloitte, che è partner del Financial Risk Management, e altre persone che ci racconteranno cosa è stato sviluppato, e non solo practitioner, ma abbiamo con noi anche Bobby, che più che è un practitioner, talmente practitioner che possiamo chiamare direttamente regolatore. Prego, grazie. Grazie intanto, grazie a tutti. Tanto gli ospiti ad accomodarsi. E, diciamo, sicuramente nel corso dell'intervento precedente abbiamo raccolto tutta una serie di spunti molto interessanti. Abbiamo il piacere, appunto, in questa seconda parte del webinar di ospitare una tavola rotonda alla quale hanno aderito con grande nostro piacere personalità veramente di rilievo e di peso del,
del mercato, diciamo, del risk management italiano. Vi presento velocemente Giorgio Gobbi, già anticipato da Giuseppe, già responsabile del servizio di stabilità finanziaria di Banca d'Italia, poi vice capo del Dipartimento di Economia e Statistica e attualmente responsabile della sede di Milano. Grazie davvero per averci dato della sua presenza. Damiano Capolupo, responsabile del Financial Reporting e Amministrazione del gruppo ECREA. Leonardo Bellucci, attualmente Chief Risk Officer del gruppo Banca Montepaschi di Siena. E infine Natale Schettini, responsabile del governo del credito di Banco BPM. Ecco, diciamo, nella costruzione di questo panel quello che abbiamo cercato di fare è appunto ampliare il punto di vista, quindi andare al di là del punto di vista del risk management in senso stretto. Come avete potuto cogliere, abbiamo, diciamo, cercato di pescare dalle diverse anime, dai diversi dipartimenti delle banche, tutti gli ospiti che abbiamo selezionato con molta cura, oltre ad avere ovviamente un ruolo di primo piano, hanno comunque anche tutti un certo trascorso, a parte ovviamente Leonardo, che è un chief risk officer, quindi risk manager per definizione, però tutti gli altri hanno comunque un passato di trascorsi, quindi una profonda comprensione dei temi del financial risk management e in particolare della gestione dei rischi di credito. Se siete d'accordo, senza troppi preamboli, passerei appunto a questa sessione, alla tavola rotonda, in cui abbiamo previsto un round di due domande per ciascuno dei nostri graditi ospiti, e da tutti rispetto dei tempi, circa 4-5 minuti a risposta, e l'idea è soprattutto cercare di sondare i punti di domanda, gli spunti di riflessione che sono stati evidenziati poco fa, e cercare in ottica prospettica di capire insieme che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro. Partirei con il dottor Gobbi, al quale, ecco, mi piacerebbe fare in apertura una domanda più relativa al quadro macroeconomico prospettico. Ci siamo detti che viviamo sicuramente un momento straordinario, anche dal punto di vista storico, purtroppo. Dal punto di vista, diciamo, del risk management, andiamo incontro a uno scenario macroeconomico in cui, come dire, si intersecano una serie di temi: la pandemia, si è chiusa, non si è chiusa, ci sarà la quarta o la quinta ondata, adesso abbiamo un po' perso il conto, il PNRR, che, diciamo, è la risposta che l'Europa ha dato, riusciremo effettivamente a portarlo a casa con i tempi e modi che abbiamo dichiarato, la crisi ucraina, insomma ci sono davvero tanti elementi che si stanno, come dire, sovrapponendo uno all'altro. Ecco, dal punto di vista prospettico, dottor Gobbi, quale pensa che possa essere un'evoluzione, se possibile, dello scenario macroeconomico? Grazie, intanto grazie al dottor Meglio di avermi invitato e di avermi dato la possibilità di partecipare ai vostri lavori. Ho imparato moltissimo dagli interventi precedenti, dalla tavola precedente. Allora, chi all'interno delle banche centrali si occupa di scenari, ma di sviluppi macroeconomici, si trova esattamente di fronte a tutti i problemi che in questo periodo sono stati ben illustrati nella tavola precedente, cioè che possiamo fare affidamento in misura molto limitata sui nostri modelli macroeconometrici che abbiamo. La conseguenza è che, appunto, stiamo lavorando per renderli più puntuali, però con tutte le difficoltà che sono state illustrate. Nel bollettino economico che è uscito ad aprile si è preso una scorciatoia, cioè nel senso che ci sono delle serie storiche, quelle che sono tendenzialmente alcune variabili che hanno delle discontinuità, delle rotture, che sono state forzate. Abbiamo fatto analisi di scenario, avevamo pubblicato le previsioni nel bollettino economico di gennaio, ad aprile abbiamo fatto degli scenari. E in particolare presentavamo ad aprile tre scenari. Uno relativamente favorevole, nell'ipotesi che il conflitto in Ucraina avesse vita breve, e pagavamo un discreto prezzo in termini di PIL, perché rispetto alle previsioni di gennaio, già in questo scenario scendevamo da 4 a 3%, adesso poi qualche decimale di differenza, però da 4 a 3%, con però la possibilità di stabilizzarci, una leggera ripresa nel 2024. C'era uno scenario intermedio in cui continuava la situazione, si manteneva comunque critica, continua il conflitto, non era risolto prima, continua le tensioni sui prezzi delle materie prime, e in questo scenario segniamo di un altro punto di crescita e rimaniamo piatti nel 2023. Il terzo scenario, quello più negativo, in cui
le restrizioni, ad esempio, sugli approvvigionamenti energetici sono più forti, dovuto per le sanzioni o per le iniziative dei fornitori, restrizioni, e qui la recessione. Allora, da aprile adesso credo che possiamo scartare il scenario più favorevole, perché la guerra non si è conclusa e non ci sono. Quindi rimaniamo con due scenari. Poi l'analisi di scenario sapete benissimo che ha dei limiti, perché se è vero che si bloccano alcune variabili, è anche vero che le funzioni comportamentali rimangono le stesse, per cui non necessariamente teniamo in fronte. Questo significa che a parità di... quindi abbiamo avuto un peggioramento piuttosto rapido. Che la recessione non sia più ora noi non assegniamo probabilità a questi scenari. A giugno usciranno le previsioni dell'Eurosistema, quindi anche i colleghi stanno mettendo mano ai modelli. In assenza comunque di una risoluzione rapida del conflitto in Ucraina, le ipotesi meno favorevoli assumono, pur non essendo possibile fare probabilità, ma comunque diventano sempre più. Quindi non lo so dire se scarteremo anche un altro modello, però in questo momento i rischi sono più a ribasso che non arrivano. La guerra in Ucraina è uno, il Covid, lei mi diceva, la situazione in Cina non è ancora chiara, le informazioni che arrivano, ma non è per il Covid di per sé, ma è il contributo che dà la Cina al commercio mondiale, al commercio internazionale. E la parte della ripresa, la parte anche del nostro sistema produttivo che aveva già reagito meglio alla crisi del 2008, alla crisi del 2013, era stato quello che è esposto alle esportazioni e al commercio internazionale. Quindi qualche preoccupazione da qua in avanti credo che sia... inevitabile avere. Grazie dottor Coppi. Passerei a una domanda per Natale. Durante gli interventi precedenti anche Andrea ricordava il tema, no, dell'esaurirsi delle moratorie, il temuto cliff effect, che per fortuna almeno per il momento non si è realizzato, ma sicuramente ecco il rischio di un rimbalzo dei default rate. Ecco, dal tuo punto di vista privilegiato, Natale, quali sono le attese, insomma, per il futuro? Bah, allora, intanto grazie ad IFIRM e grazie ai colleghi per, diciamo, questo confronto sempre interessante. Dico che, insomma, io di fatto mi occupo da qualche anno di credito, ma come menzionavi prima, ho avuto a che fare con risk management per un po' di anni. L'interazione in questi ultimi anni con i colleghi del risk management è praticamente quotidiana. Insomma, qui in sala c'è Raffaele Barteselli, che è sempre Banco BPM, responsabile dei modelli. Di fatto, diciamo, questa necessità di confronto e interazione continua tra i due ambiti è diventato proprio elemento quasi fondamentale, no? Per cercare di capirci, capire dove, in che direzione si va e soprattutto che misure mettere in atto, perché poi il credito è diciamo il braccio operativo, no? Dialoga direttamente con la rete commerciale e con le strutture di monitoraggio, quindi deve fondamentalmente dare quel tipo di contributo. Venendo alla tua domanda, sicuramente diciamo quello che è avvenuto con il Covid fino a questo momento è una storia dal punto di vista, diciamo, prettamente economico di successo, oserei dire. Perché? Perché effettivamente quello che è stato messo in piedi come azione poderosa dal punto di vista di pronto intervento per sospendere situazioni di, diciamo, carenza di liquidità che potevano mettere in ginocchio interi paesi, e dall'altra parte azioni coordinate di supporto e liquidità alla clientela hanno dato so far, facendo tutti gli scongiuri del caso, l'apporto sperato. Siamo fuori completamente? È difficile dirlo. Sicuramente il tema, diciamo, pandemie e moratorie, lo stiamo osservando un po' ovunque, non sta, diciamo, manifestando. Ormai, diciamo, abbiamo chiuso sostanzialmente ovunque, in quasi tutti gli istituti, le moratorie, la ripresa dei pagamenti è ormai avvenuta
in modo significativo, quindi le problematiche, le preoccupazioni per noi non sono, diciamo, tanto più lì su quei clienti, sono clienti che hanno dimostrato con la ripresa delle attività e della propria operatività di diciamo, poter reagire, poter riprendere, diciamo, a lavorare, a vendere e quant'altro. Certo, l'altro elemento che si è menzionato appunto nello scenario, quindi la componente guerra, ma soprattutto crisi, energia, materie prime, che tra l'altro ha radici un po' anche antecedenti all'avvio del conflitto, in quella noi vediamo effettivamente delle preoccupazioni, perché le aziende che evidentemente possono soffrire di questo mix di situazioni, di difficoltà, di approvvigionamenti, costo di energia e quant'altro, è veramente ampio. Sicuramente differenziato dal punto di vista settoriale, ma diciamo molto molto ampio dal punto di vista degli impatti. Lo strumento, uno strumento, oltre a, diciamo, cercare di seguire in modo continuo gli scenario council, il fatto, insomma, li abbiamo su base settimanale e seguiamo con attenzione tutto quello che può arrivare dagli scenari macro e dalle proiezioni dei modelli. L'altro elemento sul quale stiamo facendo leva, abbiamo fatto leva per il Covid, stiamo facendo altrettanto anche in questo contesto, è quello delle campagne di engagement, cioè affiancare alla proiezione bottom up, di fatto una raccolta, alla proiezione top down, una raccolta bottom up di feedback che arrivano direttamente da quei clienti che, secondo queste, insomma, proiezioni, anche fatte con l'ausilio di strumenti di stress, possono essere più impattate. Questo è un meccanismo che ha funzionato nel Covid e stiamo cercando di mettere in pista anche in questo contesto. Quindi diciamo che è ancora presto per trarre conclusioni nel contesto crisi energia, ma anche questo engagement è stato avviato. Grazie. Passerei a questo punto invece a Leonardo. Leonardo, come ci dicevamo, Chief Risk Officer di Monte dei Paschi, con un background sostanzialmente quantitativo. La carriera l'è fatta direi tutta nell'ambito dello sviluppo dei modelli. Quindi il tema dei modelli è stato citato a più riprese durante la presentazione del paper. Sappiamo che l'FRS9 con come dire, l'introduzione del concetto dell'expected loss ha portato, se mai ce ne fosse bisogno, nuova attenzione su tutta, diciamo, la machine, la modellistica, che quindi deve considerare tutta la componente forward looking oltre a componenti pregresse. E abbiamo detto che la crisi ha evidenziato alcuni limiti che i colleghi prima hanno ricordato. Una su tutte, ad esempio, è l'opportunità di introdurre magari dei correttivi, delle differenziazioni settoriali. Ecco, dal tuo punto di vista, che cosa ci dobbiamo aspettare con riferimento agli aspetti degli interventi significativi nel breve, di review complessivo del framework? Qual è il tuo punto di vista? Ok, intanto, diciamo, parto ringraziando ovviamente dell'opportunità di confrontarsi, diciamo, con tutti gli altri colleghi. Allora, hai detto che, diciamo, da quando sono nel mondo bancario mi occupo sempre di modelli. Prima di entrare nel mondo bancario mi occupavo anche di teorie, essendo un fisico. Ecco, secondo me ci dobbiamo ricordare questo. Abbiamo modelli e non abbiamo teorie. E mentre le teorie possono permettere di fare previsioni, predizioni su eventi non ancora osservati, porzioni dell'universo non ancora guardate, i modelli no. Sono buoni per quanto abbiamo di informazione inserito nel dataset di calibrazione del prezzo. Quindi, diciamo, cosa ci possiamo aspettare sul fronte dei modelli? Allora, diciamo due lezioni. Diciamo, una quella ricavata proprio da dire come trattare un evento come il Covid, e poi magari l'altro pensiero di, ma quindi come ci dobbiamo comportare quando arriva un evento che non esiste all'interno del dataset di calibrazione dei nostri modelli. Allora, sul tema Covid dentro i modelli, diciamo, ho sentito tantissimi ottimi suggerimenti dal panel precedente.
quindi diciamo, non mi dilungo oltre. L'unica cosa che magari aggiungo è che un filone, ovviamente da questo punto di vista sembra promettente in termini di sviluppo dei modelli, è quello di inserire, diciamo, variabili, chiamiamoli, che riescano a colpire l'elemento fondamentale della dinamica economica dei clienti, quindi penso ai cash flow. Diciamo, quindi avere dei modelli che integrano direttamente la dinamica dei cash flow, questo può permettere di cogliere fenomeni che altrimenti, diciamo, non riesce a colpire con i modelli classici, o che, diciamo, puoi colpire solo con un'integrazione di informazioni, come diceva Natale, dal contatto diretto, diciamo, con la clientela. L'altro fronte invece è quello di capire che abbiamo una strumentazione come quella di, diciamo, l'abbiamo chiamata management overlay per l'ECL dell'IFRS 9, ma in generale, diciamo, una serie di strumenti esperti, giudizio esperto, che possiamo inserire per correggere i modelli o introdurre, diciamo, altri elementi nella valutazione del profilo di rischio delle valutazioni di bilancio. L'elemento importante nel spingersi in questa direzione, questo penso sia un'altra lezione del periodo che abbiamo vissuto, è, diciamo, fare questo in maniera puramente oggettiva e non discrezionale, altrimenti l'introduzione di un giudizio esperto sì che potrebbe portare a difficoltà di comparabilità o, diciamo, appunto arbitrarietà nelle misure di rischio di bilancio, e quindi fare in modo che le correzioni esperte vivano un ciclo di decisione di appostazione, valutazione, diciamo, decisione di rilascio, che sia basato su un driver molto oggettivo. L'abbiamo fatto in Banca Monte dei Paschi, l'hanno fatto anche gli altri colleghi. Diciamo, nel momento in cui abbiamo definito il management overlay, c'erano delle chiare variabili di osservazione che avrebbero portato a una modifica, diciamo, della valorizzazione. Provo a fare qualche esempio. Diciamo, noi, per esempio, sull'aggiornamento degli scenari macroeconomici siamo rimasti fermi con, diciamo, tenendo dentro la proiezione forward looking il meno 10 del PIL 2020, fin tanto che non abbiamo iniziato a ricevere una massa sufficiente di bilanci 2020 delle aziende. Quindi solo dopo aver visto concretizzato l'effetto, a quel punto sì, diciamo, a partire dalla PD dei modelli, il forward looking va a inglobare il 2021. Oppure, diciamo, blocco, diciamo, delle PD su tutti i clienti con moratoria, fin tanto che, diciamo, effettivamente il cliente non iniziava a ripagare anche la quota capitale del debito. A quel punto, diciamo, l'andamentale poteva tornare a essere una variabile. L'ultimo elemento, diciamo, secondo me, come lezione, diciamo, che nasce anche dal dover applicare questi giudizi esperti in maniera oggettiva, è, diciamo, allargare il parco dati a disposizione. Cioè, abbiamo visto che, diciamo, sì, diciamo, la parte del Covid, ma anche ora, diciamo, l'incremento dei prezzi sulle materie prime a fronte dell'invasione russa in Ucraina, diciamo, di fatto richiedono, per essere analizzati, un set di dati, diciamo, tipo la struttura della supply chain di un'azienda che normalmente la banca non ha e che invece possono essere molto utili per decidere in maniera oggettiva come correggere, diciamo, i risultati. Grazie davvero, Leonardo. Chiuderei questo primo round con una domanda per Damiano. Diciamo, quindi abbiamo con Leonardo toccato una serie di spunti, no, su come effettivamente rafforzare il framework di calcolo delle perdite attese dal punto di vista del risk management. Dal tuo punto di vista, diciamo, nella veste di responsabile del bilancio, quali ulteriori interventi credi che si potrebbero mettere in campo? Grazie innanzitutto per l'invito e grazie soprattutto per questo paper, perché per la prima volta vedo in un unico paper, avendo io, insomma, attualmente rivestendo un ruolo in ambito accounting, ma avendo una pregressa esperienza in altri ambiti, anche di rischio in senso lato, ho apprezzato il fatto che in un unico paper si siano messi assieme gli aspetti di
accounting, CFO di mercato, con gli aspetti di rischio, perché forse ci si dimentica che i due mondi devono parlare fra loro. Quindi cosa mi aspetto? Io, diciamo, due tematiche vorrei affrontare. Una ben affrontata anche nel vostro paper, che riguarda la disclosure nei bilanci nel momento in cui abbiamo un periodo di instabilità come questa, che sfogliando proprio la survey che avete condotta, ci pone un tema di omogeneizzazione di processi, ne parlava forse anche la collega di Intesa San Paolo, e omogeneizzazione dei comportamenti che consentono al mercato di apprezzare i rischi veri embedded nei bilanci delle banche. Il secondo riguarda un po', loro collegate, riguarda un po' cosa si può fare ancora in ambito modellistico dal punto di vista di una struttura CFO. Allora, il primo tema parto proprio dall'intervento di Leonardo Bellucci, perché cosa è successo? I modelli non potevano rispondere per le cose che i colleghi del risk management hanno sicuramente espresso in maniera più corretta di me e più puntuale, non potevano prevedere questo evento inatteso che ha spostato l'asse, l'attenzione da quelli che erano i modelli macroeconomici ad un'analisi di scenari prospettici, lo diceva prima il dottor Bobbi. Questo dal punto di vista dell'accounting, del risk management, ma anche dell'accounting, cosa ha comportato? Interventi judgmental, managerial overlay, come diceva Leonardo, che di fatto hanno necessitato da parte dell'area CFO di capire bene di cosa stavamo parlando per meglio rappresentare al mercato cosa stava succedendo e come noi banche avevamo prezzato in questo momento il rischio sulla base dell'assenza di serie storiche robuste rispetto a quello che stava succedendo. L'ha detto l'ESMA, l'ESMA è uscita con un provvedimento, come sapete, anzi grazie anche per il recap che è stato fatto normativo nel paper, è uscita con un provvedimento subito nel 2020, è uscita con un provvedimento in cui ci dice: care banche, massima disclosure su quello che sta succedendo, e allo stesso tempo, forse epocale che un'autorità dica una cosa del genere, allo stesso tempo quasi quasi ha incentivato il ricorso ai managerial overlay, e ci tolgo il quasi quasi, l'ha incentivato, è la prima volta forse a memoria che succede, perché forse il periodo di crisi è tale, ma l'ha detto prima Chiara Del Prete, ma l'IFRS 9 aveva una vita di soli 2 anni, si è subito scontrato con questo evento inatteso che ha messo subito in dubbio la sua tenuta in scenari di questo tipo. È opportuno quindi, a mio avviso, e mi rifaccio all'intervento della collega di Intesa San Paolo, che forse sia l'autorità a dirigere le modalità con cui dare disclosure in scenari di questo tipo, altrimenti ci troviamo nell'esito della vostra survey. Cioè ogni banca ha fatto in maniera diversa e ha rappresentato in maniera diversa quello che ha fatto. E questo è un primo tema. Devo dare atto che forse, insomma, sul solco della tradizione, forse l'autorità italiana, la Banca d'Italia, è stata fra le poche, ho cercato anche su internet, che a valle della crisi ha dato le prime indicazioni su come rendere oggettive determinate informazioni che consentissero, tramite i bilanci delle banche, agli stakeholders di apprezzare quello che stava succedendo. Ha dato un'indicazione con un provvedimento ad hoc di modifica di tipo quantitativo, informativa da rendere in ambito quantitativo nei bilanci, e di modifica naturalmente anche delle informazioni che consentissero agli stakeholders di capire strategie messe in atto e impatti. È uscito un provvedimento proprio all'inizio della crisi sui bilanci, abbiamo dovuto lavorare. Il secondo tema riguarda, a mio avviso, come dicevo, gli interventi sui modelli e la disclosure. Qui, insomma, non vorrei entrare nel merito del lavoro dei risk manager dell'area CRO, però effettivamente, ed un punto d'osservazione che ho colto anche nel paper, effettivamente forse oggi siamo appiattiti su una gestione in monte della nostra clientela, ergo, la dico meglio, i risk manager mi guarderanno, cioè avere, diciamo, una divisione semplicistica nei modelli, soprattutto nei modelli satellite della clientela, e quindi forse c'è un'esigenza, ma è stata forse già ripresa e la metto lato disclosure, di meglio rappresentare i macro settori in cui una banca è esposta, anche per apprezzarne in un momento di crisi come questa, le cui origini
possono essere diverse, lo diceva un collega prima, apprezzare anche i maggiori o minori rischi sulla base della fascia di clientela su cui la banca stessa è esposta. Per assurdo, è stato sottolineato, queste crisi creano anche delle opportunità in alcuni ambiti settoriali e siccome il meccanismo di trasmissione della crisi, soprattutto in Italia, tra economia reale, economia finanziaria e viceversa, sono diciamo più spinti dato il nostro sistema bancocentrico, beh, questo sarebbe un intervento di là. Concludo dicendo che forse ci siamo accorti che è ora di rimettere al tavolo le aree CFO, è un percorso virtuoso che ho osservato, è iniziato negli anni, le aree CRO e le aree CFO, e ci aggiungo anche un ulteriore elemento che fa scopa con quello che prevedono i principi contabili, il judge degli analisti, forse anche i colleghi esperti di crediti e concentrati sulla verifica analitica del credito, lo diceva stamattina la dottoressa Del Prete, forse dovrebbero essere messi al tavolo in questa, diciamo, in questo giorno di expertise presenti nelle banche. Grazie Damiano, non posso che essere pienamente d'accordo con quest'ultima proposta. Torniamo al dottor Goppi. Abbiamo quindi analizzato e descritto tutta una serie di temi di incertezza sugli scenari macroeconomici prospettici. Ecco, ce ne sono un paio forse non abbiamo ancora considerato, ma sui quali mi piacerebbe, ecco, sicuramente il suo punto di vista. Il primo è il tema della transizione ecologica. Sappiamo che c'è una grande enfasi da tutto il mondo politico, anche forse dalla società e sicuramente da parte dei regolatori sul tema della transizione. Sono in corso gli esercizi, ancora non sono stati risultati gli esercizi di stress testing dell'EBA, insomma, credo che tutti presenti in sala e collegati abbiano ben presente la tematica. I risultati, diciamo, ancorché anche qua non del tutto univoci, comunque non evidenziano in questo momento degli impatti particolarmente, come dire, preoccupanti, almeno dal punto di vista delle perdite attese. Un altro tema sicuramente è il rischio sovrano, quindi all'acuirsi delle tensioni geopolitiche vediamo che gli spread si stanno aprendo. Ecco, volevo un commento da parte sua rispetto a questi elementi, eventualmente se lei intravede altri significativi fattori di rischio che le banche dovranno considerare, con i quali dovranno fare i conti nel prossimo futuro. Allora, devo dire, sul fronte ESG credo che sia un processo che si è messo in atto che non verrà arrestato certo dalle quali circostanze macroeconomiche, il fatto che sia aumentato il prezzo dell'energia che non sia aumentato, anche perché non mi pare che da quando è scoppiata la guerra adesso sia cambiato niente sulle prospettive di riscaldamento globale, sui rischi che ci sono. Quindi l'approccio dei regolatori e della vigilanza nei confronti la tematica ESG è quella di riportarli dentro paradigmi di rischio, non di, e sotto questo punto di vista poco è cambiato. Quindi questo procederà, è un processo che va in atto, è un processo che ancora richiede la costruzione di un vocabolario, di una grammatica comune per comunicare tra operatori, tra banche clienti, tra banche supervisori, tra banche e mercati. Però se grandi investitori internazionali hanno preso la direzione di le loro politiche di investimento sono per strumenti e prodotti ESG, quindi neanche le banche se dovranno raccogliere capitali sui mercati. Questo è un meccanismo che si è messo in atto e non credo che quello che stiamo vivendo adesso possa trattare. Vorrei spendere mezzo minuto in più dei quattro che avevo dedicarlo al problema del rischio sovrano, che nelle ultime settimane si è riaperto. Allora, questo è un... per avere un... Quindi il rischio sovrano si è aperto perché si è aperta sostanzialmente la volatilità dei mercati. E una possibile, un modo per... Un po' perché le politiche monetarie sono diventate più aggressive per combattere l'inflazione di quello che casomai era anticipato, perché anche l'inflazione ha sorpreso verso l'alto, e un po' perché si mette in dubbio la grande equazione che ci aveva portato fuori dalla crisi pandemica. La grande equazione era: isoliamo sostanzialmente i bilanci degli operatori privati
valutare i risultati di conto economico attraverso il bilancio pubblico, attraverso i fiscali, ma dopo recupereremo perché avremo crescita, avremo, noi abbiamo il PNRR. E il progetto non era utopistico, perché senza la guerra in Ucraina noi nel giro di 2021, 2022 e 2023 avremmo riassorbito quasi interamente, ci saremmo riportati sul tasso di crescita e per rendere il tempo. Il fatto, lo shock delle materie prime, che è già cominciato prima, e delle componenti, ma era comunque transitorio senza la guerra in Ucraina, dalla guerra in Ucraina, mette in dubbio, almeno per gli attori di mercato, il fatto che riusciremo a produrre tanta crescita da ripagare, da rendere sostenibile il debito ulteriore che abbiamo fatto durante la crisi. Per un paese come l'Italia, che già questo porta sofferenze. Ora, come si evolva è difficilissimo dirlo, perché fa parte dell'evoluzione, però rimane un punto di attenzione, per tutti, anche immagino insomma, capisco che sia stato un grande sollievo per i risk manager delle banche per un paio d'anni non occuparsi più di spread e rischio sovrano, purtroppo invece credo che sarà necessario prodursi, anche perché sono stati il problema degli NPL stati portati fuori dai bilanci bancari, molto più lento è stato il processo di portare fuori i titoli dei bilanci bancari, i titoli sovrani, quindi anche al di là delle questioni macroeconomiche più elevate per i gestori delle... Sì, certo, abbiamo cambiato portafoglio, rimane una parte con l'esposizione. Quindi questa è un'area di massima attenzione nei prossimi mesi. Grazie, dottor Coppi. Torniamo a questo punto da Natale. Natale, abbiamo nel corso della mattinata sentito tutta una serie di spunti su come il framework di risk management, il framework FRS 9 potrebbero evolvere dal punto di vista dei modelli tramite managerial overlay, più trasparenza, più disclosure. Ecco, dal tuo punto di vista, come i risk manager e o eventualmente i regolatori possono aiutare e sostenere la tua attività quotidiana, cioè il governo del credito, l'erogazione ordinata del credito, la gestione sana e prudente e da ultimo, ma non da ultimo, il sostegno all'economia reale, che poi è forse quello che sta più a cuore a tutti noi. Allora, sì, diciamo che hai detto bene, nel senso che l'evoluzione che si è avuta nei modelli di staging, che poi traspare anche nel paper, sicuramente da un lato ha portato a introitare, diciamo, in modo strutturato tutta una serie di aspetti macroeconomici, dall'altro insomma quello che abbiamo osservato è anche in certi momenti insomma quasi uno scollamento, no? Proprio per uno scollamento tra quello che è l'incremento di rischio effettivo del cliente e il fatto che, diciamo, dobbiamo andare a considerare alcuni cluster di clientela, alcuni settori di clientela staging 2. Quindi su questo, diciamo, aspetto qui il dibattito noi l'abbiamo aperto spesso, perché diciamo alcune regole, vedi threefold per citarne una, ci portano veramente a dover, diciamo, quasi in modo algebrico e deterministico porre in uno stadio 2 di rischio, che per noi, diciamo, dovrebbe essere qui, diciamo, racchiudere quei clienti sui quali l'attenzione del monitoraggio di tutte le strutture operative dovrebbe essere maggiore, no? Ecco, quello che è avvenuto in questi anni è che, insomma, per certi versi, complice anche il contesto, gli scenari, eccetera, eccetera, c'è stato un po' questo tipo di divergenza. Dal mio punto di vista è decisamente auspicabile tornare a far parlare le due cose, perché, diciamo, lo diceva prima anche Leonardo, dobbiamo sicuramente prevedere, diciamo, meccanismi che permettano in ottica cautelativa di andare ad allocare maggiori CL e maggiori staging 2 dove serve, nei momenti in cui serve. Ma a un certo punto dobbiamo anche darci, appunto, un approccio strutturato per dire spegniamo la cautela
accendiamo, diciamo, il mondo reale, no? Perché poi, insomma, l'esempio secondo me è molto calzante. Inserisco un meccanismo di cautelativo fin quando non so se i clienti riprenderanno a pagare, ma quando i clienti sono in ammortamento, insomma, non c'è motivo, siamo nel contesto reale e quindi chi diciamo mostra dei segnali è giusto che diciamo venga in qualche modo attenzionato e poi via via eventualmente anche classificato. L'altro punto di vista è diciamo che io lo leggo in qualche modo all'evoluzione dei sistemi di early warning. Abbiamo, diciamo, un po' tutti messo, visto anche grazie all'evoluzione della modellistica, l'inserimento nelle banche di elementi nuovi, tra questo, insomma, tutto il mondo del machine learning di cui adesso tanto si parla, però ci può dare, ci sta dando degli elementi sicuramente nuovi, no? Dei punti di vista, diciamo, innovativi. Noi stessi abbiamo introdotto un modello simile per la limitazione del early warning. Ecco, questo da un lato, e dall'altro anche tutto, insomma, chiaramente early warning che è questo tipo di modellistica che secondo me hanno ragione d'essere in quelle fasce di clientela più piccole, dove parliamo di privati, parliamo di piccoli operatori economici, dove evidentemente la massa è tale che non può essere, non può che arrivare da, diciamo, modelli di questo tipo automatici in termini di segnali. Dall'altro, diciamo, invece, quello che stiamo approcciando è tutta la clientela di maggiori dimensioni. Clientela di maggiori dimensioni dove il forward looking, inteso come business plan, cioè la chiave di lettura che stiamo dando è un po' quella. Io riesco a vedere un pochino più lontano su un cliente di medio grandi dimensioni, sicuramente guardando l'aspetto macroeconomico, il ciclo, quello che mi aspetto in ottica modellistica prospettica, ma anche chiedendo al cliente qual è la prospettiva del suo business. Che cosa pensa di poter fare nei prossimi anni, quali sono gli investimenti, come questo si inquadra sull'aspetto ESG, come pensa di gestire la transizione. Allora, questi elementi qui, a mio modo di vedere, siccome parliamo sempre di clientela creditizia, dovrebbero in qualche modo confluire, diciamo, anche nello staging 2, cioè cercando di cogliere sui piccoli un approccio automatico, sui grandi un approccio forward looking più strutturato, però ecco, facendo in qualche modo interagire anche con i modelli diciamo, bilancistici e di staging. Grazie Natale. Leonardo, vorrei con te tornare su un punto che riteniamo tutti, penso, di estrema rilevanza, del tema che Paolo Cordibiasi, diciamo, risk manager dell'Intesa, richiamava in apertura, cioè l'interrelazione tra il mondo FRS9 e il mondo invece della vigilanza prudenziale, quindi se vuoi tra i modelli FRS9, che diciamo hanno una filosofia dichiaratamente point in time, e i modelli IRB, che invece dovrebbero avere un'ottica più through the cycle. Ecco, come pensi che l'evoluzione del framework IFRS9 possa e debbano in un certo qual modo rivelarsi sul mondo della vigilanza prudenziale e o viceversa? Ora, io non vorrei sembrare troppo pessimistico oggi, però direi che la prima conseguenza è, diciamo, l'accelerazione dell'estinzione dei modelli AIRB dai processi gestionali della banca. Ora, capisco che questa è una provocazione, però diciamo, provo a elaborare un po'. Alla fine, da una parte, l'hai detto te, diciamo, i modelli regolamentari sono per natura through the cycle, sono per natura calibrati in maniera esclusivamente backward looking, e quindi già questo gli impedisce di cogliere tempestivamente, diciamo, determinati segnali. Se poi ci aggiungiamo sopra, diciamo, la rigidità della normativa sui modelli, a questo punto non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione di dire questo, in cui trovo più flessibile la normativa contabile rispetto a quella prudenziale. Diciamo, vista la rigidità della normativa sui modelli e
tempistica, parlo solo di tempistica, dei processi autorizzativi, certe innovazioni che passano, diciamo, nei modelli contabili, diciamo, arriveranno nei modelli regolamentari molto più in là nel tempo. E non è un caso che Natale, che ora è dalla parte del business, diciamo, dobbiamo fare in modo che queste considerazioni, il business plan del cliente e così via, li mettiamo nei modelli di staging. E diciamo, la prassi di gestione si deve, diciamo, sovrapporre ai modelli di staging. Cioè, una volta questo mantra era con le BD dell'AIRB, e diciamo è stato trasparente. Quindi se, diciamo, devo costruire degli agganci, diciamo, dei processi gestionali rispetto a misure comunque provengono dall'area risk management, mi sembra molto più naturale, diciamo, agganciarmi a questo punto al mondo contabile piuttosto che al mondo prudenziale. Resterà ovviamente il modello prudenziale come punto di ancoraggio iniziale anche dei modelli contabili. Non mi aspetto, diciamo, strutture di PDA e IFRS 9 che non partono comunque, diciamo, dalla PDA IRB, ma diciamo quello che viene montato sopra è quello che poi ti serve per adattare il rating regolamentare al processo gestionale, e allora tanto vale utilizzare direttamente, diciamo, la PD IFRS 9 e usare quella, diciamo, nel momento in cui, diciamo, fase Covid, mi sono trovato a prendere una decisione, diciamo, su come gestire un cliente, se classificare un cliente, se era, diciamo, meritevole o meno di misure di sostegno. La misura oggettiva a cui agganciarmi era il rating AIRB sui bilanci del 2018, oppure quello che avevo tentato di innestare nel modello IFRS 9 o comunque nel framework con i correttivi esperti montati sopra. Sicuramente, diciamo, questa seconda parte. Poi ovviamente mi aspetto che queste evoluzioni piano piano, come dicevo, entrino, diciamo, all'interno dei modelli prudenziali, che però vedo, diciamo, sempre più relegati, diciamo, in un ruolo di, diciamo, calcolo dei requisiti patrimoniali, ma con uno use test all'interno della banca decisamente meno spinto. Grazie Leonardo. Chiuderei questo secondo giro con Damiano, anche alla luce, diciamo, della tua ventennale esperienza nel mondo, diciamo, dei regolatori, lungamente militato in Banca d'Italia. Guardando avanti diciamo, ai grandi elementi di certezza che in parte già si stanno realizzando derivanti dalla crisi ucraina in corso, pensi che dal punto di vista dei regulator sia opportuno mettere in campo nuove ulteriori misure per aiutare le banche nella gestione ordinata del credito e per sostenere in ultima analisi l'economia reale? Sì, grazie per la domanda. Allora, diciamo un po' di ordine. Certo che abbiamo assistito a un periodo di crisi particolare che si innescava, ripeto, su un cambiamento epocale, quale quello dell'introduzione del IFRS 9, principi contabili, come diceva Leonardo Bellucci, che avvicinano il mondo contabile, avvicinano, attenzione, l'abbiamo detto prima, il mondo contabile a quello prudenziale. E come diceva Leonardo Bellucci, attenzione, le rigidità, diciamo, dei modelli, i tempi con cui naturalmente l'autorità amministrativa deve fare determinate attività per validare un modello, possono essere non compatibili con quello che sta succedendo. Perché questa introduzione? La tua domanda è pertinente, ma attenzione, l'autorità forse ha già fattorizzato questo quando ha deciso col quick fix di sterilizzare e ammortizzare, sterilizzare per 2 anni e ammortizzare per altri X anni, 25% si scarica quest'anno, del significativo incremento del rischio, sterilizzare ai fini del calcolo dei requisiti provvidenziali proprio quell'effetto onda che arrivava dal punto di vista contabile, quindi con il significativo incremento del rischio, stadio 1 ma soprattutto stadio 2, stadio 2 di rischio, e nella prospettiva, diceva il dottor Gobbi, di rivedere una ripresa, spostare in avanti il problema, in quanto ci si aspettava
una maggiore capacità di autofinanziamento grazie alla ripresa da parte delle banche. Allora, lo scenario è di nuovo cambiato, purtroppo è di nuovo cambiato. Quali sono le tematiche, a mio avviso, che si dovrebbero mettere sul campo in questo momento? In primo luogo, siamo in uno scenario in cui i modelli devono adattarsi. Quindi forse col nuovo scenario ripristinare quella sterilizzazione per altri 2-3 anni del significativo incremento del rischio potrebbe aiutare le banche a spostare in avanti e avere anche il tempo, evitando insomma colpi di testa, cioè spariscono i modelli, la provocazione di Leonardo Bellucci l'ho colta, andiamo sul contabile. Sarebbe un errore, diciamo, gravissimo. Quindi forse ritornare un po' come industria a chiedere una nuova introduzione del quick fix per X anni proprio per adattare i nostri modelli potrebbe essere una prima soluzione. Poi le misure si decideranno sulla base di quelle che sono le previsioni di uscita da questa crisi. Le misure e i tempi di diluizione. Un secondo tema, a mio avviso, forse da italiano, forse un intervento mirato in questo momento a due cluster di clientela delle nostre banche, le piccole e medie imprese, noi siamo affetti da nanismo delle nostre imprese, che però hanno una capacità, hanno un sovraindebitamento strutturale. Questo cosa significa? Che in una fase congiunturale come questa, se avevano fino all'estate scorsa, a fine estate scorsa, stavano rivedendo la luce, siamo ricaduti, diciamo, in una fase di incertezza importante. Quindi, quell'iniziativa di quick fix che aveva anticipato il cosiddetto supporting factor e quindi l'estensione del supporting factor alle PMI, forse anche con una misura transitoria, attraverso naturalmente un intervento che emendi la CRR, potrebbe dare nuovo spazio al credito alle piccole e medie imprese nella prospettiva di un ciclo economico che insomma consenta a questo proposito alle banche di tornare, fra virgolette, in una situazione di normalità. Stessa cosa alle famiglie, i costi dell'energia, si parla costi dell'energia, l'aumento, però forse l'accennato del dottor Gobbi, stiamo assistendo anche a un aumento generale dei prezzi al consumo, non aumenta solo l'energia. Sentivo l'altro giorno il grano è salito più X, più Y. Anche qui un'estensione, una misura prudenziale mitigata per un periodo di tempo che ci consenta di uscire dalla crisi, per il finanziamento alle famiglie come alle imprese, non finalizzati a investimenti, ad immobili, ma finalizzati, diciamo, al working capital per le imprese e alle esigenze temporanee delle famiglie, beh, non sarebbe una misura sbagliata, anche questo da mettere in phase in. Un ultimo tema, me lo sono segnato perché il dottor Gobbi dice abbiamo una ripresa del rischio sovrano, la volatilità è ripartita. Beh, questo non è un tema da poco. A mio avviso la misura si temeva anche con la pandemia, alla fine è successo in determinati momenti, era stata prevista una misura, la sterilizzazione delle riserve OCI a fini patrimoniali, l'articolo 468 giù di lì della CRR introdotta dal quick fix, non l'ha adottato quasi nessuno perché era illeggibile, era inapplicabile. Quindi se è ripartito questa possibilità di una nuova stagione di volatilità, forse è il caso che venga riproposta in questa fase in una forma che sia più applicabile, più facilmente applicabile dalle banche. Concludo con un piccolo accenno anche, a mio avviso, importante in quest'ottica al tema degli NPL. Dottor Gobbi giustamente diceva, sono usciti dalle nostre banche, sul mondo italiano con consenso, sofferenze, forse abbiamo risolto il problema grazie alla GACS, ora dovrebbe essere rinnovata, abbiamo livelli di copertura e rapporto di stabilità sulle sofferenze ormai monstre, mi sento di dire l'attuale responsabile del bilancio quasi da fair value che da costo ammortizzato, forse non sono più un tema, abbiamo un tema importante su un'altra asset class degli NPL che si chiamano UTP, inadempienze probabili, che oggi scontano, in questa fase di crisi, scontano, a mio avviso, scontano la necessità di trovare un punto di convergenza degli interessi delle banche, dei regolatori e del nostro governo e, a questo punto, delle piccole e medie imprese. Cosa voglio dire? La norma di calendar provisioning oggi, la cito subito così
Che cosa impone alle banche? Impone alle banche di scontare o con politiche prudenti a conto economico gli effetti più prudenti, ma la prudenza non si può spingere oltre, o scontare in termini di shortfall di capitale, se parliamo di stock e addendum, di Pillar 1, se parliamo di nuovi affidamenti post aprile 2019. Ora, il mondo dell'NPE, unlike to pay, non ha più tempo, e chiudo, non ha più tempo perché? Perché oggi le nostre, dobbiamo trovare una soluzione che metta in contatto investitori disposti a investire in questa asset class attraverso azioni di ristrutturazione e rilancio delle nostre imprese in difficoltà, di modo che risolviamo il problema dei bilanci delle banche e quindi della leva delle banche dovendo decidere conto economico o addon patrimoniali, non si scappa, e risolvere anche il problema di imprese diciamo in difficoltà temporanea che potrebbero a mio avviso trovare una soluzione con investitori che hanno un orizzonte di più lungo periodo che le banche col calendario provvisionale non hanno più. Certamente. Grazie Leonardo, e grazie a tutti per il rigoroso rispetto dei tempi. Siamo stati, diciamo, siamo in orario spaccato. Considerate però la valenza del parterre, insomma anche il tenore degli ospiti che oggi abbiamo il piacere di avere qua in aula. Ricordo, insomma, a beneficio di tutti, che abbiamo addirittura 3 chief risk officer di banche significative in aula e, diciamo, svariati risk manager. Volevo appunto dare l'opportunità a chiunque di voi, se ha qualche domanda, di sottoporre ai nostri esperti. Anticipo nel frattempo una domanda che ci arriva da chi è collegato, la professoressa Broggi, che si scusa per non, diciamo, membro dell'IFEM, che si scusa per non essere riuscita a essere qua oggi, con riferimento alle tematiche ESG, chiede in particolare se ci sono delle ipotesi, delle stime circa le tempistiche con cui appunto i fenomeni ESG verranno incorporati nel framework FRS9 o comunque nella gestione del credito. Non so se qualcuno di voi... Non credo che ci siano adesso. Parto io, visto che siamo in vocazione di fantascienza. A parte il dire fantascienza, però... diciamo, proviamo a separare un po' gli ambiti, perché poi, diciamo, gli ESG c'è dentro un po' tutto. Diciamo, ci sono delle cose che sono oggi abbastanza concrete, già oggi, voglio dire, alcuni fenomeni di rischio fisico, diciamo, sono un elemento molto concreto che probabilmente possiamo riuscire a innestare nei modelli, ma da questo non mi aspetto molto di più di una risk differentiation dell'attuale LGD. Diciamo, alla fine, diciamo, termini di frane, alluvioni, ancora non c'è una trasformazione così significativa che possa impattare sul territorio italiano dove più o meno abbiamo tutti i clienti. Quindi vuol dire che le nostre LGD già rappresentano a livello di portafoglio correttamente il rischio, poi ci sarà qualcuno che avrà un LGD migliore, un LGD peggiore, ma diciamo nelle valutazioni, nelle ECL mi sento di dire che il fenomeno c'è già, anche se non rappresentato in maniera esplicita. Sul mondo del rischio di transizione mi concentro su DAE, diciamo che è, diciamo, quella su cui comunque è puntata in questa fase l'attenzione. Quindi, sul mondo della transizione non solo non abbiamo i dati storici su cui calibrare i modelli, ma non abbiamo proprio idea neanche di come sia fatto quel fenomeno, perché lo stiamo costruendo ora. Cioè qui siamo di fronte proprio a un cambio di regime in cui il rischio di transizione è innestato, diciamo, dal cambio di regolamento, senza voler entrare nel merito, anche giusto, ma stiamo cambiando noi il contesto e quindi stiamo generando, diciamo, un nuovo tipo di contesto competitivo e quindi di rischi sulle aziende e di quanto si scatenerà sui privati rispetto al rischio innestato sulle aziende, perché ora continuiamo a puntare il focus sulle aziende, però abbiamo visto che al primo rialzo dei prezzi delle materie prime, la prima cosa che è successa è che si sono alzati i prezzi, buona parte della crisi si scatena sul privato, si scatenerà sul privato, almeno nelle mie aspettative. Quindi penso che, diciamo, l'introduzione di questi fattori all'interno dei modelli sia ben di là da venire. Dopodiché, come ho detto nel mio primo intervento, abbiamo, non è che si fa tutto con i modelli, cioè possiamo innestare un sistema esperto e, diciamo, aver imparato, diciamo, dalla fase Covid
come usare un sistema esperto per innestare determinati concetti in maniera oggettiva nelle valutazioni contabili e nella gestione. E quindi nel momento in cui come banche direttamente o diciamo tramite diciamo collaborazione con l'esterno saremo in grado di valutare oggettivamente diciamo una misura di distanza dagli standard della tassonomia, un grado di difficoltà per quell'azienda di raggiungere gli obiettivi settati dalla tassonomia, di appunto innestare considerazioni di staging o altro in termini di correzione di PD o di LGD che poi possa essere utilizzata quantomeno nei processi gestionali. Probabilmente riusciremo a usarla ai fini contabili, per maggior flessibilità, ai fini regolamentari vedremo. Chiarissimo. Non so se c'è qualche domanda. Laura? Posso dire qualcosa? Sono Marco Iselli. Ciao Raffaele, benvenuto. Sono perfettamente d'accordo con quello che sta dicendo lei, nel senso che manca un po' la pazienza di aspettare che certi eventi producano degli effetti che poi possono essere modellizzati. È difficile poter modellizzare qualcosa che non hai mai sperimentato prima, no? Vedi per esempio quello che è successo con i moratori, perfetto. Dobbiamo avere pazienza per capire, non è mai successo che c'è stato un intervento governativo così diffuso e così impattante che ha sostanzialmente spento le conseguenze di un 1,9% del PIL. Se avessimo applicato i nostri modelli satellite saremmo andati a dei livelli di 10L pazzeschi. Per cui bisogna avere un po' di pazienza. Mi sembra che ultimamente un po' di pazienza non ci sia. E l'altra cosa, siamo un po' come diciamo sviluppatori di modelli tirati per la giacchetta da una parte dall'altra, con anche elementi di geone incertezza molto forte. Ci sono i revisori, da un lato ti dico di introdurre nei modelli satellite per le CL gli eventi futuri. Dall'altro però ti chiedono di partire da un rischio regolamentare, che come si diceva sono tre salto, per cui è un po' un controsenso. D'altro canto ci sono autorità di vigilanza che dicono che tu i parametri di rischio della settore cycle, però ti dicono che devi pure tener conto di quanto è successo per pandemia, quanto sta succedendo per l'invasione della Russia in Ucraina, per cui insomma è un mondo un po', sta diventando molto difficile, complicato, interessante, ma molto. Non ci annoiamo di certo. Posso aggiungere un commento a quello che tu hai? Volevo aggiungere una nota di forse di colore, Massimo. Al di là di tutte le difficoltà che ha già detto benissimo, c'è un altro elemento che secondo me qui forse non è emerso in modo chiaro, cioè al di là della modellistica, delle interruzioni che abbiamo. E con il regolatore c'è un tema interno che è squisitamente quello del bilancio. È inutile nasconderci che comunque l'ECM diventa un chiaro polmone nel bene e nel male, nel senso che non è necessariamente un polmone scelto solo in difficoltà, ma anche un polmone che può essere ambientato nei momenti dove, ad esempio nel 2020, le rettifiche noi abbiamo viste sui default perché non c'erano, però abbiamo preferito mettere che in cascina e fare anche magari un'operazione significativa di leasing che comunque ha portato i suoi vantaggi anche in mobilità nel nostro origine. Quindi è un tema molto complesso, non è solo modellistico, direi anche che la maggiore granularità dei modelli in un certo senso complica ma ci aiuta, perché ci aiuta, ci dà un margine di flessibilità utile. E l'abbiamo visto, noi facendo anche i variati e quindi diventa poi un ulteriore esercizio di grande complessità che si va a investare poi con le dinamiche che diceva bene tutto Schettini, l'area CLO e con quelle dell'area del CFO. Quindi c'è una cabina di regia alla fine che è interfunzionale e che deve rispondere a diversi requisiti, quindi servitore, regolamentari, modellistici e non ultimo anche quello di far quadrare i conti, perché è qualcosa che poi viene chiaramente richiesto a tutte le funzioni della banca, non solo al CRO, alla RISC, ma anche in generale al CFO e all'area del CRO. Sì.
un commento, però. Se posso fare una citazione non banale, quello che noi dobbiamo, insomma, da una parte qui ci tira la giacchetta il nostro delegato, dall'altra ci tira la giacchetta il nostro funzionario di controllo. Per cui anche lì, insomma, c'è un po'. E poi ci sono i regulator che ve la tirano dalla terza parte. Mentre per una considerazione invece sulla parte di FRS9, è giusto, come diceva Leonardo, cercare di introdurre elementi quali cash flow all'interno delle variabili esplicative dei modelli satellite per le CL, mi viene da dire anche le società di consulenza che fanno delle previsioni dovrebbero un po' tra il tiro, non limitandosi alle previsioni su variabili macro o tassi di cadimento, ma entrare nel dettaglio dell'andamento dei bilanci dei diversi settori dell'economia. Solo in questo modo poi, quantomeno per la parte bassa del portafoglio, riuscire a recepire segnali che stanno emergendo e che magari non ti costringono a fare degli overlays importanti, perché qualche non sono mai visti di buon occhio dai revisori. Bisogna crescere un po' tutti, ecco, sia coloro che sviluppano i modelli che coloro che li alimentano questi modelli, altrimenti diventa veramente complicato. Grazie Raffaele, grazie Paolo. Se non ci sono altre domande, ringrazio i nostri crediti ospiti. Grazie. Grazie e ci avviciniamo alle conclusioni, perché vogliamo mettere un po' insieme tutte le sollecitazioni che abbiamo letto nel paper, ma che abbiamo sentito presentare e che soprattutto abbiamo visto in ambito applicativo nei differenti contesti. Io passo la parola ad Alfin, che reso possibile questo, grazie a Corrado e a Maurizio per il grande impulso che hanno dato a questa attività. Bene, allora. Solo mezz'ora, vi posso rubare mezz'ora? No, neanche no, mezz'ora. No, anch'io per 3/4 d'ora. Un'ora e mezzo ce la faccio. Allora, molto molto rapidamente. Maurizio sintetizza come direttore di Alcimbra il suo mestiere. Sintetizza il suo mestiere. Però la prima cosa che vi voglio dire è questa. Mi diverte quando qualcuno di voi dice Alcimbra. Guardate che Alcimbra siete voi. Cioè siamo noi. Certo, vi dovete sopportare un vicepresidente, almeno per ora, un vicepresidente con un biscatolo come me, questo è vero, ma siamo tutti uguali qui. E poi abbiamo la fortuna ogni tanto di associarci con qualche contributo di qualità, come quello che abbiamo avuto oggi da Bordo. Quindi siamo tutti. Poi i colleghi che fanno parte delle istituzioni finanziarie sono soci di diritto, cioè hanno tutti i diritti degli stessi soci pur non essendo iscritti. Noi invece siamo tutti iscritti e siamo tutti uguali. Questa cosa ci tenevo a dirla. Prego, direttore. Tanto vorrei ringraziare Deloitte, perché comunque questo evento è stato veramente molto interessante, molto ben organizzato, e grazie anche per averci condotto verso, diciamo, le fasi di costruzione del position paper. E poi volevo ringraziare anche chiaramente chi ci ha partecipato, a partire dal professor Torluccio, e soprattutto anche Banca d'Italia, che comunque ci sta seguendo e ci sta dando una mano, e quindi ci fa piacere avere l'interesse del regolatore. Quello che emerge oggi è sostanzialmente sintetizzo in 3 punti. Da una parte abbiamo visto la rilevanza e l'importanza non solo dei modelli, ma anche della corretta lettura dei modelli. Sostanzialmente stiamo vivendo una fase dove abbiamo il digitale, abbiamo avuto la crisi Covid, abbiamo avuto la crisi russo-ucraina, abbiamo avuto, questa non è una crisi, ma la necessità di gestire il fenomeno delle moratorie. Questo chiaramente sono tutti fenomeni inaspettati, repentini, che hanno messo sotto osservazione le qualità del modello. Abbiamo detto oggi più volte che i modelli devono essere aggiornati, devono tenere conto degli aspetti geosettoriali, della supply chain, del mercato di sbocco, eccetera. Però quello che emerge è che i modelli diventano sempre più complessi. E cosa emerge? Con la complessità dei modelli emerge anche la rischiosità dei modelli, ossia emerge il rischio modello. Il rischio modello emerge quando il modello diventa talmente tanto complicato che di fatto è necessario avere una funzione, una funzione che vada a controllare i modelli, che vada a certificarli,
che vada a verificare la qualità dei modelli. Parliamo della model risk management. Quindi questo secondo me, nel momento in cui parliamo dell'importanza dei modelli, poi dovremmo successivamente porci il problema di come andiamo a controllare i modelli che spuntano e sono diversi, che dobbiamo sostanzialmente andare a capire dove sono, dobbiamo omogenizzarli, dobbiamo certificarli, dobbiamo fare in modo che la strategia sia unica, le variabili siano uniche e non sparse nelle funzioni. L'altro aspetto che è emerso molto chiaramente oggi è la dicotomia dei modelli di valutazione del rischio di credito. Sostanzialmente sappiamo che i modelli IRB, che secondo me, a mio parere, si parlavano molto bene col principio contabile IFRS 9, ossia con il card loss, ma si parlano con l'esperto loss. Infatti ora abbiamo due tipologie di modelli. Da una parte abbiamo modelli IRB che hanno necessità di serie storiche, che devono essere sostanzialmente certificabili e osservabili per il regulator e che devono anche, come principio di uso, devono essere utilizzate dalle banche del governo, quindi nel pricing, nel rating e nella gestione del rischio. D'altra parte abbiamo modelli delle IFRS 9 che invece hanno caratteristica di essere point in time, non through the cycle, di essere forward looking e quindi e che usiamo per altre cose e che a mio parere forse sono anche più utili per le attività di governo, in particolare parlo del pricing, parlo dell'erogazione, del monitoraggio. Quindi sostanzialmente abbiamo un po' il bisticcio di far convivere due tipologie di modelli che applichiamo a fasi differenti del governo, ma che hanno strategie e uno substrato metodologico completamente diverso. Quindi questo è un aspetto da risolvere. L'ultimo aspetto che ho colto oggi, che abbiamo in parte, abbiamo sfiorato, ma che per me è molto importante, è che nel momento in cui usiamo i modelli satelliti iniziamo a fare pianificazione, scusate, in senso stretto, però anche nel risk management. Quindi sostanzialmente è necessario, anche in questo caso parliamo di rischio modello, portare a unità le variabili, le stime della pianificazione e del risk management, ossia avere un unico motore dal quale scaturiscono le variabili, dove ci sia sincronia e coerenza delle risultanze. Questo non solo peraltro per la pianificazione e il risk management, ma penso anche alla politica del credito. Quindi dobbiamo veramente ragionare sul modello, portarli in alto, e avere dei motori che sono in grado di andare a supportare più funzioni, questo per avere una unicità di governo e una unicità di strategia. Bene, detto questo, io invece vorrei fare una domanda a te. Che domanda mi fa? Adesso mi metti in difficoltà. Allora, qua si è detto che il lavoro è finito, è molto bello, ma non basta, bisogna andare avanti. Quali sono le prossime sfide? Allora, quali sono le nostre sfide? Il nostro supervisor. Voi non ci crederete, ma ci sono 16 commissioni in Agile. Perché per me una commissione non finisce qua. Quando abbiamo pubblicato il paper, facciamo la presentazione, come in questo caso, grazie ancora veramente all'impegno di Deloitte, che è stato straordinario, poi faremo un articolo scientifico sulla Risk Management Magazine, ma mica finisce. Si apre un altro diciamo, cantiere, sempre nell'ambito, ecco, in questo caso, con tutte le cose che sono state dette da voi, mi sembra che l'interazione CRO-CFO si possa orientare verso un argomento di questo tipo e generalmente con i colleghi già ci siamo messi d'accordo, scherzando, che continueremo, faremo un'altra commissione su questo argomento approfondendo quelli che sono poi gli spunti che sono venuti fuori da questo che abbiamo fatto oggi e da quello poi e gli spunti del paper. E questo per quello che riguarda IFRS 9 rapporti. Poi ci abbiamo allora abbiamo una climate stress testing, voi come soci dovete sapere, è una commissione in cui ci sono 100 persone, poi abbiamo una commissione che sta per finire, che è quella sul cyber resilience, cioè soltanto, vi dico soltanto quelle lì che ancora dobbiamo pubblicare il paper. Ne mettiamo adesso uno in campo sullo strategic risk delle corporate, quindi noi già abbiamo fatto un lavoro sul risk management delle corporate, adesso ne faremo un altro su quello. Poi c'è una commissione a cui faceva riferimento Damiano, che lavorerà con noi nel comitato guida, che è quella sugli NPE, cioè tutta una commissione sugli NPE. Vi dico
soltanto queste, perché poi le altre o sono in fase di presentazione o dobbiamo predisporre il documento, oppure per esempio, ultimamente ne abbiamo fatta una, abbiamo prolungato quella sulla LRB perché abbiamo risposto come AIFIRM alla consultazione EBA. Allora, questo per arrivare a un unico, diciamo, l'ultima cosa che vorrei dire, che è questa. Essere soci di AIFIRM significa fondamentalmente partecipare a questi lavori. Abbiamo 772 soci, diciamo che oggi nelle commissioni, senza esagerare, lavorano 200 persone, cioè uno su quattro dei nostri soci lavora nelle commissioni, e questo penso che sia il miglior biglietto da visita. Poi vi ho tediato abbastanza, vi ringrazio veramente tutti, anche i colleghi che ci hanno seguito da casa via Zoom, e speriamo di rivederci presto. Grazie ancora. Grazie Corrado, grazie Maurizio, un doveroso saluto e un ringraziamento a tutti i presenti, è stato un piacere ospitarvi presso la nostra sede, a chi è fisicamente qua, e grazie anche a chi si è collegato da casa, a chi è presso l'altro punto fisico all'Università di Bologna. Come anticipava Corrado, probabilmente ci saranno delle ulteriori puntate e quindi speriamo di ospitarvi presto, nuovamente presso di noi, magari vincoli sul numero di presenze fisiche. Questo sarebbe un piacere per tutti, sicuramente. Grazie, grazie davvero.